Vado. Allora, buongiorno, benvenuti al terzo appuntamento del Laboratorio dal Basso Agroecologia, Sostenibilità in Agricoltura. Quest'oggi parleremo della Banca del Tempo. Come vedete, abbiamo cambiato location. Per questa ragione, ringraziamo il Comune di Castellana nella persona dell'assessore Romanazzi, sì, lo so. Dell'assessore Romanazzi che fa un saluto, per poi passare direttamente la parola al professor Coluccia che comincerà a parlare della Banca del Tempo. Grazie, buongiorno a tutti. Io in rappresentanza dell'amministrazione comunale, che diciamo sono stato rimandato dal sindaco, porto il saluto dell'amministrazione comunale, dove abbiamo accettato di buon grado diciamo, la richiesta fatta di svolgere questo convegno in questa bellissima sala, che chiaramente è la sala comunale, ma è la sala di tutti i cittadini. E con questo, diciamo, noi dovremmo oggi, pare che il professor Paolo Colucci dovrà affrontare la tematica dalla Banca del Tempo, che chiaramente io non vorrò dilungarmi su questa cosa, che lo farà molto bene il professore. Però io dovrei dire solo due parole su questo per quanto riguarda la Banca del Tempo, che dalle ricerche così molto rapidamente che ho fatto, diciamo che già siamo a un quarto di secolo da quando è nata la Banca del Tempo. Sta prendendo piede su tutto il territorio nazionale. E vedo anche che anche nei paesi limitrofi, diciamo, questa Banca del Tempo prende piede. È un'associazione, ma dico che è oltre un'associazione, non è solo di volontariato, ma è di scambio di cultura, è un atteggiamento culturale che si vuole proporre e mettere a disposizione di chiunque ne abbia e ne faccia richiesta, di scambi di qualsiasi genere, che possa essere dalle attività di culinarie, da attività di prestazione o di servizi o quant'altro. Io dico, visto che ricopro la carica dell'assessore dei servizi sociali, ritengo veramente utile questa nuova idea culturale, perché è un'idea culturale di grande reciprocità nei confronti di coloro che hanno bisogno, ma non solo, ma anche di gente che magari non sa nemmeno come fare e come rivolgersi per avere queste cose. Io non voglio dilungarmi ancora perché tolgo senz'altro del tempo al professore che ci illustrerà al meglio e sicuramente diciamo, ci farà entrare meglio nella vivacità dell'argomento. Grazie e buon ascolto, buona giornata. Posso un attimino delle cose tecniche. Il solito registro delle presenze per chi è stato agli corsi, adesso lo facciamo girare, dovreste mettere i vostri dati e la vostra firma. E poi volevo aggiungere che tutto il materiale relativo a questo corso verrà spedito a questi indirizzi email che metterete su questo registro, quindi vi prego di scrivere in maniera più o meno chiara, perché è di qua che prenderemo gli indirizzi. E basta. Prego. Innanzitutto buongiorno e grazie per l'invito che Patrizia Mastroleo mi ha rivolto, ma grazie soprattutto anche al breve ma sintetico intervento dell'assessore, non lo dico per circostanza, ma mi facilita il compito il fatto che con una semplice parola lui sia riuscito a sintetizzare un concetto che forse io da anni cerco di sintetizzare, ma che è molto difficile. Si tratta di un atteggiamento culturale. Questa può sembrare una banalità, ma io ritengo che qualsiasi nostro atteggiamento provenga da una cultura di fondo, che può darsi che allunghi le sue radici nel passato, chissà quando. E la cultura della reciprocità, titolo che io ho dato a uno dei miei libri sull'argomento, la cultura della reciprocità, è qualcosa che forse da qualche secolo a questa parte ci siamo forse quasi trovati costretti a perdere o a disperdere, perché è subentrata una nuova cultura, una cultura ancora più forte, più potente, più invasiva, la cultura del progresso, dello sviluppo, che tanto ci ha dato e tanto ci ha
supportato nei nostri bisogni quotidiani, nelle nostre necessità, nelle nostre vicende esistenziali, nel bene e nel male. Ma ecco, la cultura, quella cultura di reciprocità che affonda le sue radici a memoria d'uomo, può essere da quando venne a crearsi quel passaggio nel Neolitico tra popoli raccoglitori di cibi che vagavano sui territori, a quel passaggio invece quando cominciarono a concentrarsi in dei luoghi, a cominciare a coltivare, a cominciare ad intessere delle relazioni e quindi ad aiutarsi. Perché la reciprocità, come la solidarietà, questo lo dico in premessa, proprio per rispondere appieno al giudizio, all'atteggiamento culturale di cui si è accennato poc'anzi, non sono parole bonarie. Reciprocità e solidarietà sono concetti forti, concetti che impegnano le persone, che creano credito e debito. Se c'è qualcuno sicuramente tra voi che conosce il linguaggio giuridico, essere solidali con qualcuno significa estinguere un debito con quella persona. Estinguere in solido un debito con una banca significa essere solidali con la banca, ma che non significa, cioè, significa restituire. Quindi reciprocare significa anche scambiare. E nello scambio, nel detto e nel non detto, c'è sempre un discorso di parità, di dignità, di rispetto dell'altro. Se io ricevo qualcosa da qualcuno, è importante che un giorno o l'altro io restituisca, quindi ricambi. Questa cultura era insita nelle nostre società, specialmente meridionali, ma un po' in tutte le società primordiali. Era insita quando i rapporti, nel bene e nel male, si interlacciavano tra vicini di casa, tra abitanti di quartieri, di luoghi, di comunità. Ricordiamo questa parola di comunità, anche su questa noi ragioneremo nell'ambito di Banca del Tempo, perché oltre che essere un atteggiamento culturale, la Banca del Tempo è anche un progetto sociale e io è su questo che cercherò di formalizzare e di puntualizzare l'attenzione vostra nel mio discorso. Quindi sono concetti che noi oggi potremmo rivisitare, potremmo riprendere, naturalmente non possiamo trasferirli così come erano, altrimenti invece di una banca del tempo bisognerebbe costruire una macchina del tempo, sappiamo che ancora non è possibile tecnologicamente, tornare indietro è impossibile e per fortuna è così, ma ciò che c'è nel passato ci insegna quale può essere anche un cammino che noi possiamo svolgere all'interno del nostro sistema sociale in un futuro più o meno prossimo, più o meno lontano, per cercare di incardinare dei principi di vita buona, di vita leggermente più sostenibile, più vivibile. E qui entriamo in un campo dove si spazia in tutte le attività, anche di tipo produttivo. Le stesse attività produttive, per esempio, oggi mancano di una cultura della reciprocità, perché è subentrata una cultura della competitività. E noi sappiamo che la competitività è un buon termine, è una buona prassi, ma alla fine esclude anche qualcuno. Mentre invece la reciprocità, nella reciprocità c'è sempre uno sforzo per includere, cioè anche chi ha una difficoltà può essere incluso. In questa prima facciata voi trovate le mie notizie, potrete approfondirle, eventualmente vi dovesse interessare la mia biografia, sul sito internet che trovate in fondo della pagina. La mia è una formazione complessa, è una formazione di tipo filosofico-pedagogico, ma per il lavoro che faccio quotidianamente per vivere da ormai 34 anni, oltre ad essere stato un insegnante, mi occupo di dinamiche occupazionali, cioè io mi trovo agganciato a quel grosso problema che è la disoccupazione, quel grosso problema che è la mancanza di lavoro o della crisi del lavoro. Lavoro appunto in un luogo dove si attuano politiche sociali, politiche del lavoro,
leggi e norme che cercano di dare un contributo, una mano a questa situazione piuttosto complessa. Di Banca del Tempo mi interesso dal 97 in modo particolare e ho intravisto uno spazio comune di azione dove è possibile che un gruppo di persone riescano a migliorare o a dare un senso anche ad una parte del proprio tempo nei confronti di se stessi e degli altri. Quindi, come diceva sempre giustamente l'assessore, non è un'attività di volontariato, perché pur essendo meritorie, le attività di volontariato hanno altri fini. Gli appartenenti ai gruppi di volontariato tendono a dare, poi dicono che riceveranno, riceveranno quando ci sarà il momento. E quindi a seconda dell'ideologia che è dietro, attuano un percorso di vita di un certo genere. Ecco, nell'attività di scambio e quindi di reciprocità, non che persista un fine egoistico, ma il se stessi, cioè essere se stessi, avere, scoprire i propri bisogni e scoprire le proprie potenzialità in funzione degli altri, è un progetto di vita, è un progetto di comunità che forse abbiamo perso nel tempo, perché ci è molto più semplice i propri bisogni soddisfarli al supermercato, al mercato, al centro commerciale o al negoziante di turno, se ne abbiamo la possibilità. Oggi comincia questo sistema a scricchiolare, lo vediamo sotto ogni punto di vista. Ci sono dei bisogni che delle persone devono metterli in secondo piano oppure toglierli, allontanarli. Quindi la Banca del Tempo è anche un sopperire a dei bisogni economici. Ma ci sono anche dei bisogni di solidarietà, nel senso di estinguere un debito che si ha con gli altri e con la società, perché c'è qualcuno di noi che nasce in un posto più fortunato e qualcuno che nasce in un posto meno fortunato. E quindi le nostre capacità possiamo anche metterle al servizio della comunità, in maniera diretta. Quindi soddisfare dei propri bisogni, ma anche i bisogni degli altri. Questo è reciprocare, cioè questo significa vivere insieme in una diversità composita di tipo economico, sociale e culturale, ma raggruppati da un poter essere insieme, come diceva Alain Touraine in un suo saggio di qualche anno fa, scommettere di poter ancora vivere insieme, liberi, uguali, ma diversi. Questa configurazione teorica io ho cercato di svilupparla nell'ambito della Banca del Tempo facendo riferimento ad una corrente di pensiero che in Italia da qualche anno prende piede. Si tratta della ricercazione, cioè io individuo nell'azione e nella ricerca una possibilità. La ricerca fine a se stessa è importante, la prassi fine a se stessa pure è importante, ma perché non mettere insieme? Quindi perché non cercare di riuscire a far partecipare chi attua o comincia ad attuare un progetto e magari supportare la persona che di teoria è digiuna a fargli capire anche che la ricerca è importante, cioè quello che c'è stato, quello che è possibile fare e come farlo. Quindi la ricercazione è una corrente di pensiero piuttosto complessa. In Francia ha delle radici piuttosto profonde, in Italia siamo in pochi, ma le due parole, ricerca e azione messe insieme, sono molto stimolanti, molto particolari. Ecco perché se io nella prima parte cercherò di illustrarvi quello che è stato, la storia, la cultura, tutto quello che è possibile fare sia a livello teorico che a livello pratico, accennandovi anche in maniera molto concreta come è possibile mettere su una banca del tempo utilizzando non denaro pubblico, non finanziamenti, non grandi capitali o grandi strutture o grandi strumenti, ma vi dimostrerò, e se voi volete, nella seconda parte, anzi purtroppo vi dovrò obbligare, dovrete farlo, altrimenti non sareste qui a fare un seminario, avremmo fatto soltanto una esposizione della Banca del Tempo, in un'oretta ce la saremmo cavata e ce ne saremmo ritornati tutti a casa felici e contenti, invece no, qui si starà per 3 ore, almeno fino alle ore 13,
e vi dovete mettere alla prova. Cioè io vi dimostrerò con il vostro aiuto, con la vostra attività, quindi con la vostra azione, come è possibile con un semplice foglio di carta impostare e far decollare una banca del tempo che voi potrete eventualmente far partire per conto vostro già da domani stesso qui a Castellano o in qualche paese limitrofo. Sembra un'utopia, ma non penso che sia tale, anzi, è una cosa piuttosto concreta. Vedremo se saremo in grado alla fine di aver capito questo principio. Come riuscire a dare un input, cioè ad implementare un sistema di scambio, un'esperienza di scambio locale che non utilizza il denaro partendo da un foglio di carta e da un gruppo di persone che naturalmente ha la volontà di farlo. Questa è una foto che io poi vi dirò alla fine, nel tempo, da dove mi è venuta, ma la ritroveremo alla fine. È piuttosto simbolica e particolare, dice molto sia per i colori, sia per l'intreccio, sia per l'impostazione e sia anche per quello scorrere della vita che è segnato dalle lancette, perché sostanzialmente il tempo è questo, è lo scorrere della propria vita. Ne riparleremo magari in seguito. Prego. Come si fa? Ah. Quindi dicevamo, di questa foto ne parleremo dopo. Però fissatela, ecco, cercate di cogliere i particolari, vedremo se poi alla fine ci dirà quello di cui noi cercheremo di approfondire come senso, come argomento. Qual è la filosofia che è alla base di una banca del tempo? Cioè qual è l'idea, l'archetipo principale? La reciprocità, tra parentesi è scritto molto chiaramente, si dà a qualcuno e si riceve da qualcun altro. Sembra una banalità, ma vedremo che non è così semplice, oggi, almeno oggi. La simmetria è un altro concetto primario, teorico, ma comunque importante, di cui si parla spesso. Significa sostanzialmente essere alla pari, confrontarsi e ritenersi non uguali, perché il concetto di uguaglianza che ci proviene dalla Rivoluzione francese è piuttosto fuorviante. Significa essere pari. E il concetto di parità sottintende anche la diversità, anche le diverse forme di essere. Cioè non tutti offrono qualcosa di uguale ad un altro. Non è come nei centri commerciali che o si vada a Bari o si vada in un'altra città dove c'è un centro commerciale, gioco forza ci sono gli stessi prodotti, può variare di un centesimo, quindi tutti offrono la stessa cosa. Mentre in una banca del tempo si è pari, paritari, simmetrici, ci si confronta alla pari, quindi pari dignità, pari rispetto per chiunque, ma ognuno offre qualcosa di diverso e lo offre agli altri, i quali sanno di poterlo ricevere in maniera peculiare, in maniera singolare, perché l'attività che si offre in una banca del tempo è sempre legata all'essere di colui che offre. Ma c'è questo principio che accomuna tutti gli aderenti ad una banca del tempo, che non sono dei soci di cooperativa o dei soci di società per azioni, sono degli aderenti, cioè aderiscono, scelgono di aderire, entrano liberamente ed escono liberamente. Poi vedremo come è possibile venire incontro anche alle problematiche di carattere contabile. Lo scambio sociale è il terzo concetto di fondo, che è qualcosa di più e di diverso dello scambio in sé. Lo scambio sociale è il riprendere per i capelli ciò che ci è sfuggito, cioè quell'inseguire l'altro, quel perseguire un'azione insieme con, quindi la relazione. Concetto di relazione, cerco di farvelo individuare proprio in un termine fisico, in un termine tecnologico, il relè, ciò che crea, ecco, questo è un sistema di relazione, lo schermo, il computer, il nostro amico che gestisce, ecco, un sistema di relazione funziona se tutto è
è collegato. Se qualcosa, se il computer si guasta o il videoproiettore ha un problema, un blackout, o se ci viene a mancare la corrente elettrica, qualcosa si ferma o si ferma un po' tutto. Sta a noi poi cercare di sopperire con... Quindi il concetto di relazione, gli altri, il noi, quindi l'ego e l'altere, alla fine se sono in relazione formano una comunità, un noi. Questi tre principi sono fondamentali per un progetto sociale di Banca del Tempo, per riprendere per i capelli quell'atteggiamento culturale che forse abbiamo un po' perso. Il rapporto di buon vicinato appartiene purtroppo al passato, ed è un passato che non... Sarebbe semplice, ma purtroppo non è più così. Immaginiamoci, sì, Castellana può essere un luogo felice, il centro storico è bellissimo, ma già sono 18.000 abitanti, oggi il vicinato non è più quello che sta di fianco, il nostro vicinato può essere anche colui che vive in un luogo diverso, oppure immaginiamoci un quartiere di Bari, per non dire di Lecce, il vicino è sconosciuto. L'altro non è colui con cui si scambiavano sementi, parole, discorsi, cultura, agricoltura, interventi nel proprio vivere quotidiano, nelle ore serali, nella parte serale della giornata, cioè quando ci si sfiancava e ci si stancava di lavoro. Il vicinato serviva per cercare di comunicare necessità, bisogni, cultura nel vero senso della parola. Ma oggi chi si siede più sulla porta di casa per aspettare il vicino? Quindi, ecco, per quello servirebbe la macchina del tempo. Ma noi non vogliamo tornare nel passato. Noi vogliamo riprendere le idee del passato, della nostra storia, delle nostre culture, e con un artificio, usiamo una parola grossa, sociologico, con un artificio, con una nuova architettura, ma che comunque abbia una base sia di razionalità, ma anche di spontaneità, di interesse nel senso etimologico della parola, di interessere, cioè di essere tra persone, riformulare un progetto di vita, un progetto di comunità, un progetto di idea, di tempo e di scambio e di reciprocità e di parità che la Banca del Tempo può darci. Naturalmente ci sono dei passaggi chiave. Ecco, i principi fondamentali che bisogna comprendere sono questi. Sembrano complicati, ma poi tutto sommato spiegati, sono molto, molto generali, insomma. Dare e ricevere, la reciprocità, quindi sentirsi obbligati, se si riceve un aiuto in casa, a ricambiare magari con un altro servizio. Non la stessa persona, ma magari il gruppo, perché poi il concetto di Banca del Tempo interviene sul gruppo, non interviene mai solo ed esclusivamente sul singolo, per costruire appunto quello che sul terzo principio, quello dello scambio sociale, che si allarga quindi alla società, configura un noi, quindi un gruppo, una comunità. Come nasce una Banca del Tempo? Parlavamo di un semplice foglio di carta. Nel mio primo libro sull'argomento, pubblicato con Bollati Boringhieri nel 2001, inizio proprio con la frase che trovate lì, all'inizio. Il libro comincia proprio in questo modo. Metti insieme 10-15 persone, e qui mi fermo perché sarà difficile metterle insieme. Cioè, sarà facile qui, perché per un certo verso vi troverete obbligati. Non ve ne uscirete così tanto facilmente, insomma, poi ne potrete anche uscire, non è un problema. Ma metterle insieme fuori per cominciare a costruire questo modello, questo progetto di piccola comunità basata sullo scambio e sulla parità e sulle differenze sarà molto difficile. Quindi già mettere insieme 10-15 persone oggi in questa nostra società fortemente orientata verso uno sviluppo infinito ed indefinito è molto difficile. Per fargli fare poi che cosa? Per dare loro un pezzo di carta, e noi lo faremo questo, ho già preparato dei piccoli
dei piccoli dépliants, e far scrivere a chiunque di loro che si avvicinano, quindi a queste 10-15 persone, ciò che sanno fare e ciò che vogliono dare, e magari quello che vorrebbero ricevere. Qui la vita comincerà a complicarsi, ve lo anticipo, mi sembra semplice, quando vi metterete alla prova comincerete ad avere difficoltà a dire e a scrivere quello che vi piace e vorreste dare a qualcun altro e ciò che, di cui avete bisogno e che eventualmente vorreste ricevere. Questa seconda parte sarà quella più difficile per voi, perché chi oggi ammette i propri bisogni di fronte ad un altro? Vedremo se riusciremo a superare questa seconda difficoltà. Mettere insieme 10-15 persone, far scrivere loro quello che sanno fare e quello che vogliono ricevere, aggrega le offerte, questa è una questione tecnica, tutte queste offerte e queste richieste si dovrebbero aggregare, mettere insieme, e cominciare a vedere cosa ne viene fuori. Ecco, quello che ne verrà fuori sarà già lo strumento di base per il funzionamento di una banca del tempo. Attenzione, non è la materialità dello scrivere ciò che si vuole dare o la difficoltà di riconoscere ciò di cui si ha bisogno eventualmente da parte di qualcun altro. Il problema è far capire che mettendo insieme ricchezze e bisogni, possibilità e necessità, si comincia già a costruire una relazione basata sulla ricchezza e sui bisogni. Cioè una conoscenza, una informazione, una comunicazione delle proprie capacità e una comunicazione sui propri bisogni. Questo sta già alla base di un concetto di società. Quando si vuol mettere su una società, si parte da ciò che si ha a disposizione e di ciò di cui si ha bisogno. Sotto qualsiasi forma, sia di tipo giuridico, di tipo economico, di tipo culturale, si fa l'inventario. Ecco, in una banca del tempo non ci sono materialità, non ci sono fondi, non ci sono materie prime, non ci sono capitali. In una banca del tempo c'è un singolo che sa fare qualcosa e quindi darla, e c'è sempre qualche altro singolo che ha bisogno di quella cosa e che quindi la chiede. Vedremo che, detto così a parole, sembra molto semplice, ma come scrivo nella seconda pagina, può succedere di tutto. Qui cercheremo di controllare la situazione, cioè di tenervi, diciamo, a freno in certi ambiti, ma nel momento in cui ci rapporteremo con altre persone, con altri bisogni, con altre situazioni individuali e plurime, le dinamiche che vanno a scatenarsi sono le più impensate, le più, anche certe volte, anche le più insensate. Perché a capo di una banca del tempo non c'è qualcuno che ideologicamente dà delle direttive a chi che sia, quindi crea un regolamento, uno statuto. Sì, lo si crea anche in una banca del tempo, uno statuto e un regolamento, ma perché questo vuole il codice civile. Ogni gruppo che si associa deve avere uno statuto e un regolamento, poi può registrarlo o meno, poi può chiedere un finanziamento o meno se deve fare delle attività. Ma il principio fondamentale, cioè il capitale sociale, è costituito dall'azione di ciascuno di noi, di ciascuno che partecipa, e ognuno è partecipe nello stesso tempo implementatore dell'attività. Significa che non c'è nessuno che comanda, ma non è un sistema anarchico, però, attenzione, è un sistema che si regge sulla relazione, che è qualcosa di diverso. Il concetto di relazione significa che ognuno ha una sua importanza. E vedremo che il concetto di relazione poi è legato ad un altro concetto, adesso cominciate a ricordare quella immagine di prima, al concetto di rete, di cui oggi si abusa, o di sistema, per esempio si sente molto spesso fare sistema, imparare a fare sistema. Ma come? Voi conoscete qualche scuola, anche di tipo universitario, che insegna come fare sistema? Magari si vanno a scorrere un po' di teorie, di testi scritti da americani, inglesi,
francesi o altri, che hanno cercato di affrontare questo tema del sistema, di fare sistema, di fare rete. Poi se qualcuno svicola oppure si dimentica, crolla tutto, è più o meno. Ecco. Aderire ad una banca del tempo significa anche cominciare propedeuticamente ad imparare la propria importanza all'interno di un sistema sociale con un gruppo, a rispettarlo nei suoi singoli e tutti insieme e fare la propria parte. Sembra semplice, ma non sarà. Anche nello specifico di questo piccolo gioco che noi faremo per mettere su un'idea di banca del tempo, non sarà facile. Ci sono gli elementi essenziali, sono elementi di carattere strumentale, statuto e regolamento di cui abbiamo accennato, un gruppo che cerca di tenere un po' le fila a livello amministrativo contabile, perché bisognerà purtroppo anche tenere una vera e propria contabilità, perché non è che tutto va a disperdersi. Un progetto sociale ha bisogno anche di lasciare traccia, di dare dimostrazione, di individuare quali sono gli errori nei percorsi e eventualmente correggerli, ma se si è persa la storia di quei percorsi sarà molto più difficile farlo. Ed eventualmente anche dar conto a chi? Dar conto alla società tutta intera per far capire che cosa si fa in una banca del tempo, perché qualcuno, io ricordo quando si parlava agli inizi, verso la metà degli anni, dopo la metà degli anni 90, e qualcuno a livello, soprattutto a livello pubblico, ci intimava che c'erano grossi pericoli in quello che noi facevamo, ad eliminare il denaro dai nostri rapporti sociali ed economici. Non era per niente vero. I rapporti economici, il mercato, le bancarelle che vendono, i centri, servono, stanno lì, utilizzano uno strumento, il denaro. Ma noi non è che vogliamo soppiantare quel sistema, vogliamo aggiungere qualcos'altro con una banca del tempo. Vogliamo che chi non ha ricchezza materiale o anche chi ce l'ha possa utilizzare risorse proprie, personali, individuali, culturali, che forse non si ritrovano più, per sopperire a bisogni o necessità che forse sul mercato potrebbero essere molto esosi. Vi faccio un esempio molto banale. A chi di voi nel proprio rubinetto di casa ogni tanto non cominciano a gocciolare e a disperdersi queste goccioline dai rubinetti, chissà perché, nei momenti più impensati? Beh, voi provate a chiamare un idraulico per farvi sistemare il gocciolio di un rubinetto. Giustamente quella persona che appartiene ad un sistema economico, quindi è un'impresa, ha delle spese, paga le tasse, ha un laboratorio, ha l'attrezzatura, ha imparato, ha fatto la scuola, deve pagare l'IRPEF, eccetera. Se parte gratis dal suo laboratorio per venire in casa vostra, sostituirvi una guarnizione che costa, dico molto, 10 centesimi di euro, e che ve lo fa gratis. Eppure per voi è un problema, cioè è un problema serio, che se non intervenite, alla fine dal gocciolio si passerà alla perdita e quindi significherà pagare ulteriore canone di acqua, di consumo di acqua e anche di smaltimento, perché si raddoppia. E quindi chi ve lo fa questo lavoro? Eppure è un problema serio. Cioè, voglio dire, che non si sostituisce il mercato. Il mercato ha le sue regole. Se io devo fare un impianto termico, un impianto idraulico, un impianto elettrico, ho delle norme a cui attenermi. Ma se sono un vecchietto di 85 anni e mi si fulmina la lampadina che sta ad un'altezza alla quale io non ci arrivo e non ho nessuno in casa al momento perché il figlio o il nipote sono in vacanza, A chi mi rivolgo per cambiare sta lampadina? Eventualmente a mandarla a comprare, farlo venire in casa? Sì, chiamo il volontariato e lo trovo. E magari mi arriva una persona che dice, sai, noi facciamo la donazione del sangue, noi facciamo... Ma non so cambiare una lampadina. Oppure chi me la fa fare a cambiarti la lampadina? Ecco, piccoli sono banalità, piccoli bisogni quotidiani, ecco che... Se c'è ancora un vicino di casa disponibile, te lo viene a fare,
ma sono problemi economici anche seri, anche problemi esistenziali molto seri, che una banca del tempo, quindi un gruppo di aderenti, dove ci sia qualcuno che è disponibile a sopperire a delle necessità individuali, anche di tipo semplice, può essere importante, può essere interessante. Questi erano degli esempi, ma comunque si può fare anche dell'altro in una banca del tempo. Agli inizi, verso gli anni 90, dicevano che chi faceva scambio di questo genere andava, magari già qualcuno di voi lo sta pensando, qualcuno che ha una mentalità economicistico-commerciale, che si fa concorrenza sleale, ma chi? Per sistemare il gocciolino di un rubinetto, quale con, anzi, l'idraulico che fa quel mestiere dice meno male che c'è qualcuno che va a sistemarlo, che io quando ci vado, con quale coraggio gli vado a chiedere 30 euro? Con quale, quindi capiamoci su questo, quindi non torniamo, siccome in tutti questi 10-15 anni, quando sono arrivato a questo punto c'è sempre stato qualcuno che ha detto ma qui non si pagano le tasse, quasi... E si fa concorrenza sleale, quasi è fuori dalle regole, dalle logiche. Bene, negli anni 90 era così, ci intimorivano. Vi dico qualcosa in più, ne parleremo pure dopo. In Francia vennero instaurati addirittura dei processi nei confronti di persone che scambiavano i propri bisogni e le proprie necessità. Forse esageravano anche un po', ma non era male poi, in fin dei conti. Perché chi ci ha detto in fin dei conti che noi dobbiamo essere solo ed esclusivamente schiavi di un sistema economico? Noi possiamo utilizzare i nostri sistemi, che possono essere di tipo sociale, culturale, economico, di quartiere, di vicinato, se riusciamo a riprenderlo per i capelli, ma è un po' difficile, e quindi vivere in un contesto più complesso, visto che poi oggi, voi lo sentite, si parla di complessità, questa bella parola che è uscita nei nostri vocabolari quotidiani. E questa è la complessità. La complessità non è quello di avere solo il mercato, solo lo sviluppo, ma c'è la possibilità di avere anche lo scambio, l'aiuto, il rispetto dell'altro, che sono anche questi piccoli sistemi economici di tipo diverso. E vedremo poi come. Questi sono gli strumenti, ma poi ritorneremo con questi strumenti essenziali quando faremo poi l'attività pratica. Qui vado un po' più veloce perché anche questa sarà una parte pratica. Naturalmente uno che deve aderire ad un sistema, ad un progetto, deve farne domanda, poi la può fare anche verbalmente, ma se dice in anteprima chi è, perché noi qui, io non credo che voi conoscete tutti, qualcuno forse si conosce, qualcuno no, ma l'occasione sarà l'occasione per conoscersi. Cognome, nome, numero di telefono, indirizzo, tutto sommato, non sono dei dati sensibili. Non sono dei dati che ricadono sotto quella parola difficile e complicata che è la privacy. Si è creato un alone di mistero intorno a questa frase. Se io mi chiamo Paolo, non penso che stia... Se dico che ho un problema psichico, allora forse sì, quella è un qualcosa che rappresenta la privacy, che non è giusto che io debba comunicare agli altri. Ma il proprio cognome e nome e il proprio numero di telefono non penso che siano dei dati sui quali si possa essere creare delle complicazioni. E poi le due paroline, le due richieste che stanno giù, cosa offro e cosa chiedo? Questo vedremo poi come riusciremo ad estrapolare da ciascuno di voi che si vorrà sottoporre all'esperimento pratico, quindi all'azione. Perché noi adesso stiamo facendo la ricerca, non stiamo parlando dei principi generali, ma poi passeremo all'azione. Tutte le offerte e le richieste dovranno andare a confluire in un... Ecco, io dico su un foglio di carta più grande, ma sempre sul foglio di carta stiamo, per creare un bollettino, un po' come un bollettino cerca-trova, con sopra tutte le offerte e sotto tutte le richieste. Naturalmente, accanto ad ogni offerta, ad ogni richiesta, c'è il nome della persona. Per esempio, se Lucia offre l'aiuto per fare delle pulizie in casa,
di fianco metterà il suo nome Lucia. Lucia C, Lucia il cognome e magari il numero di telefono. Cosa è successo in alcune banche del tempo? Questo è un problema serio, sul quale io voglio essere chiaro fin dal principio. Vado un po' più avanti. Ecco. Le banche del tempo in Italia hanno avuto una storia piuttosto strana, piuttosto complicata. Ci ricordava l'assessore, sarà un quarto di secolo circa, forse un quarto no, ma un ventennio circa sì. Diciamo che la prima forma di idea, di scambio tra persone c'è a Parma verso il 92-93, era un'associazione di volontari, era un sindacato di pensionati, i quali giustamente avevano bisogno di, non dico di passare il proprio tempo, ma di investirlo in maniera un po' più congrua, più vicina alla realtà. E allora cominciarono a inventarsi, dice, noi possiamo, visto che ormai siamo pensionati, non abbiamo problemi economici, abbiamo questa bella sede, la Parma all'epoca non era la Parma di oggi, erano tutte città che avevano un grosso respiro sociale, no? Un grosso intervento, attività sociale. E cominciarono a creare dei bollettini di attività. Tu Giovanni cosa vorresti offrire eventualmente, perché c'è quel vecchietto che ha bisogno della spesa la mattina. Ecco, cominciò a nascere così. Poi, qualche anno dopo, l'idea venne presa da alcuni comuni, in particolare sempre della stessa zona. Ricordo che in quel periodo si interessò in modo particolare l'ex segretario PD Bersani, assieme ad un paio di ministri, e se non sbaglio c'era anche una... quella che è stata capogruppo al Senato prima che ci fossero le elezioni, adesso. Un ex magistrato che è senatore. Comunque, indipendentemente, cioè la politica, le persone più giovani all'epoca cominciarono a vedere un po' cosa si poteva fare. Ah, sì, no, chiaro, esatto. Esatto, ogni tanto qualche amnesia c'è. E quindi i comuni, le amministrazioni comunali, le associazioni sindacali, anche politici di un certo livello, cominciano a dire, ma cosa succede? Questa è un'idea importante, una bella idea, possiamo cominciare a fare i primi convegni, i primi incontri, le prime... I comuni cominciarono anche a finanziare, anche a creare dei gruppi, e ancora oggi la maggior parte delle banche del tempo sono sponsorizzate, ecco, diciamolo così. Perché dire gestite è complicato. All'epoca si voleva gestire, poi alla fine si è capito con la legge 53 del 2000 che con la quale si individuò una prima regolamentazione delle banche del tempo, anzi loro le chiamavano banche dei tempi, le andarono ad inserire in un provvedimento di legge, un decreto, era la legge 53, sui tempi e gli orari della città, sul piano regolatore dei tempi e degli orari. Pensate che il comune di Grosseto dette un incarico a due architetti di regolamentare i tempi e gli orari della città, cioè quasi che fossero dei piani regolatori. C'era qualcos'altro dietro, cioè dietro il tempo, dietro le banche del tempo c'era dell'altro. Però ecco, si cominciò ad andare su scenari che poi alla fine purtroppo in alcuni luoghi sono rimasti ancora tutt'oggi. Non è che siano avanzati più di tanto, forse sì, esiste qualche sede, se non sbaglio a Bari ho notizia che ci sia una fantomatica sede di una banca del tempo inaugurata, non so da chi, in pompa magna qualche anno fa. Però non è che sia mai venuto fuori che cosa si è scambiato, che cosa si è fatto. Ecco. Questi tre modelli, la banca del tempo finanziata, programmata, implementata, aiutata dal comune, oggi sarà difficile farle, forse non conviene neanche. Non lo dico per una questione di... Cioè, lo dico perché è un progetto che è nel comune. Noi siamo qui, in una sala del comune, che significa, dalla parola latina munus, che è un dono di tutti. Cioè, questo non è che appartiene al sindaco, appartiene alla comunità, giusto? È utilizzabile, lo si chiede, si può utilizzare.
si può entrare negli orari tranquillamente. Quindi è un luogo pubblico. Se voi volete possiamo anche fare la differenza proprio in termini giuridici tra pubblico e comune, che c'è una bella differenza. Quindi noi come Banca del Tempo parliamo di uno spazio comune, non di uno spazio pubblico, chiaro? Dove il comune ci entra, il comune come municipio, quindi il pubblico ci può entrare a pieno titolo, ma non è il pubblico, va bene? I giardini pubblici, voi avete qui la villa comunale, penso, no? Ecco, quello è un giardino pubblico, non è un giardino comune, cioè tutti lo possono utilizzare, ma nessuno può piantare una pianta se non ha il permesso. Mentre invece nel mio giardino, dietro casa mia, purché non sia una pianta illegittima come la cannabis, cioè non è che non la posso piantare, la posso pure piantare, però poi dopo me la sequestrano. Cioè nel mio giardino io posso piantare una pianta qualsiasi. Cioè posso farlo come posso anche in un certo modo toglierla. Perché sono in uno spazio privato. Capite la differenza? Pubblico, privato. Ma il comune è qualcosa di diverso. Chi studia giurisprudenza sa che c'è il diritto pubblico, quello che interessa tutte le azioni della pubblica amministrazione, di cui io sono uno che partecipa a pieno titolo, e che sono un funzionario pubblico, e poi c'è il diritto privato, quello che si interessa delle questioni private. Ma io di un diritto comune non ne ho mai sentito parlare. Anche se esistono piccole entità culturali, giuridiche, che affondano le radici in un passato remoto, per esempio, vi faccio un esempio molto banale, in alcune zone del nord d'Italia ci sono dei boschi comuni di castagne, che erano comuni, cioè di utilizzo di tutti, anche quando c'era il feudatario. Cioè il feudatario aveva le sue proprietà, i privati avevano le loro proprietà, ma c'era un pezzo di bosco di castagne che era di tutti, dove tutti potevano raccoglierle. Tutti lo curavano, tutti ne usufruivano dei beni. Quello era uno spazio comune. Naturalmente serviva per sopperire delle necessità di carattere pratico, cioè la fame. Come per esempio ci sono ancora oggi in Inghilterra i pascoli comuni. Gli arpeggi, per esempio, in montagna, sono comuni, anche se sono demaniali. Però sono di fatto comuni, chiunque abbia la licenza per far pascolare un gregge può andare in un pascolo comune. E naturalmente lo cura, perché sia lui che l'altro un giorno avranno bisogno. Però non esiste un diritto comune, non esiste una legislazione che si interessa della comunità nel suo, si interessa del pubblico, del luluogo pubblico, dell'azione pubblica, dell'azione privata, delle patologie, delle difficoltà giuridiche. Ma di un diritto comune è difficile farlo. Quindi quando si cominciò a parlare negli anni, fine anni 90, di Banca del Tempo, si andava ad interferire in una questione culturale molto complicata. Io ricordo un sindaco che nell'esposizione di questo progetto ci intimò di finirla con questo ragionamento. Eravamo nel 98, poi dopo ci si chiarì. E si capì in sostanza che non si faceva male a nessuno. Ecco, questo era il clima della fine degli anni 90. Poi finalmente venne fuori questa legge, rattoppata con varie necessità del periodo, la legge 53, voluta dal Ministero delle Pari Opportunità per gestire le necessità e i bisogni. Non so se qualcuno di voi la conosce questa norma. In un articoletto, l'articolo 27, inserirono in una maniera piuttosto forzata un articolo che parlava finalmente di possibilità di dare vita a banche dei tempi, a banche del tempo. E quindi si riuscì a legittimarci, cioè ci hanno legittimato. Però purtroppo è stato difficile istituzionalizzarci. Cioè, mentre il volontariato è un'istituzione oggi, ormai, la legge 266, di qualche decennio fa, che individuava le associazioni di volontariato,
alla fine oggi un'associazione di volontariato è un'istituzione, cioè sono istituzionalizzate. Con le banche del tempo non si è riusciti, perché? I perché li vedremo all'atto pratico, perché le banche del tempo nascono liberamente, ma possono anche liberamente sparire. Sono volatili, come i rapporti sociali, come i rapporti tra le persone. Voi vedete, ci sono persone che sono amici da una vita, che si scambiano dalle scuole elementari, magari dall'asilo, e i piccoli doni, e vanno insieme a divertirsi, poi diventano adulti, poi trovano anche la ragazza insieme, frequentano lo stesso gruppo, poi ad un certo momento succede, perché per una questione certe volte anche indecifrabile, si dividono, prendono strade diverse, si perde una relazione, si perde un'amicizia, potremmo dirlo anche, si perde un amore che è durato tanto tempo. Cioè, le relazioni non sono qualcosa di istituzionalizzabile, non è qualcosa che la fai, la crei, cioè la pensi, la crei, la standardizzi, la rendi evidente e rimane per sempre. No, l'amicizia con una persona bisogna rincorrerla in continuazione. Se tu perdi il contatto con una persona con la quale hai avuto un buon rapporto di amicizia, di studio, di compagnia, anche per periodi lunghi della propria vita, se tu tiri le fila, no? Anche verso di te per dire, ma vediamo un po', gli do un colpo di telefono, gli scrivo una lettera, vado a trovarlo, gli chiedo qualcosa. Oggi ci sono i social network, ma sono una socialità di tipo diverso, è nuova, ancora non la conosciamo. Conosciamo per somme linee. Noi stiamo parlando dei rapporti concreti, cioè quelli vis-à-vis, cioè quelli tra persone che si sentono, si guardano, si toccano, si vivono uno a fianco all'altro, che si scontrano, che dialogano. Questa è un'altra bella parola, eh? Oggi si sente in tutte le sfere pubbliche, private, religiose, giuridiche, tutto. Bisogna dialogare. Ma il dialogo che cos'è? Il dialogo è parole diverse, tra persone diverse, che alla fine devono relazionarsi, mettersi in relazione. Ecco, un progetto di banca del tempo deve tener conto di queste peculiarità, di queste difficoltà. Ecco perché poi alla fine nessuno, per fortuna, è riuscito ad istituzionalizzarla, ad averla in un ufficio, dietro nel proprio comune, in un casotto, con uno sportello, con un orologio. Queste sono le rappresentazioni che si faceva delle banche del tempo in tutta Italia, o quasi, a fine anni 90, primi anni 2000, questo orologio che stava, questo sportello, dove per esempio a Roma c'era una banca del tempo di Roma, era distribuita sulle 20 e passa circoscrizioni della città di Roma, ogni circoscrizione aveva la sua banca del tempo, ogni banca del tempo aveva un funzionario del comune e un impiegato che raccoglieva le offerte e le richieste, c'era un vigile urbano che sorvegliava, prendeva il codice fiscale, la carta d'identità, che sai, sono persone, si mettono in contatto persone che non si conoscono, bisogna stare attenti, magari uno si fa entrare in casa, ma questo vicinato non c'era, però purtroppo oggi la paura è questa e quindi bisogna viverla. Come? Viverla, saperla vivere, saperla affrontare, e il gruppo quindi che si mette in testa di implementare la banca del tempo deve tenere presente anche di questi problemi. Non è che sia difficile risolverli, ci sono dei momenti di incontro, si possono organizzare proprio per far conoscere le persone. Ci sono delle riunioni che si possono fare periodicamente e chi vuole entrare telefona e dice, ma io ho sentito parlare di banca del tempo, vorrei vedere un po' di che cosa si tratta. Vabbè, vieni il giorno dal dettaglio, facciamo una riunione e magari verrà qualcuno che ci parlerà in maniera più approfondita, quindi ci si conosce. Cioè si fa in questo modo, una relazione di gruppo si crea in questo modo, non si crea con il vigile urbano che controlla la carta d'identità, la fedina penale, il gruppo sanguigno, la dichiarazione dei redditi, insomma. Cioè non si crea relazione, si creano dei rapporti pubblico-privato, tra privato e privato, ma non banca del tempo. Ecco, quindi è un sistema sociale che alla fine ci crea anche qualche problematica. Adesso io sto pensando al progetto di Patrizia, che dovrà
integrare queste idee di reciprocità, di scambio, di cultura, di adesione culturale ad un'attività, l'agroecologia, dove che oggi per agricoltura ed ecologia già ci sarebbe da scrivere un libro. Vale a mettere veramente insieme queste, cioè vale a far relazionare. Cerchiamo di mettere in relazione queste. Immaginiamoci se ci andiamo a mettere dentro anche delle dinamiche di scambio, di individualità, di relazione, magari per venire incontro sia al progetto agrario, sia al progetto ecologico, con un progetto di più ampio respiro che sia appunto di relazione interpersonale, di interfaccia continua di competenze, esperienze, dubbi, procedure, problematiche di carattere giuridico. Perché tu oggi, io lo posso dire tranquillamente, sono nel settore. È difficile che qualcuno vada a lavorare nel campo di una persona senza avere un'assunzione regolarmente effettuata il giorno prima. Quindi un aiuto in campagna, mentre prima c'era la cosiddetta aiutarella, così chiamata, nelle risaie del nord, no? Ogni coltivatore aiutava l'altro perché alla fine si raccoglieva, lo ricordo pure io, quando si raccoglieva il grano, visto che era un'attività che bisognava fare nel più breve tempo possibile, tutti i vicini di un territorio cominciavano tutti insieme a falciare e quindi poi a ricavare sulle aglie, no? il grano, quindi a toglierlo dal, ed era un lavoro comune. Ma vallo a fare oggi, arriva l'ispettorato del lavoro e non sappiamo come la pensa. E mo immaginiamoci, quindi qui ci saranno delle problematiche, ma si possono superare. Questo è importante saperlo, l'importante è che si agisca alla luce del sole, che si agisca nel pieno rispetto dei propri limiti, delle proprie attività, dei propri progetti. Ecco, una banca del tempo all'epoca suscitò queste problematiche, ma il gruppo a cui io aderì a suo tempo ebbe il coraggio di fare, ed è riportato su questo libro, dove io tratto poi la storia di questa banca del tempo particolare, di cui potrò anche accennarvi, fece un quesito al Ministero delle Finanze, all'ufficio proprio di Bari, all'Agenzia delle Entrate, dove gli si diceva cosa avveniva, questo nel 98, non c'era ancora la legge, cosa scambiavano, come si scambiava, come si remunerava l'uno e l'altro, si remunerava con il tempo, il denaro non c'era, e all'epoca noi facemmo il quesito dicendo diteci come possiamo pagare le tasse di questo sistema. Naturalmente non utilizziamo denaro, utilizziamo del tempo, possiamo pagare le tasse con il tempo. Al primo quesito non rispose nessuno, naturalmente, insomma. Ufficio delle Entrate regionale, dico. Al secondo quesito, quello che si fa dopo 90 giorni, non rispose ancora nessuno, è riportato qui, io lo posso anche leggere. Al terzo quesito, con diffida, dovettero rispondere, perché quando poi si fa una diffida, se non rispondi, allora vuol dire che sei nel giusto. E infatti risposero in questo modo, c'ho la lettera, l'ho riportata qui. Non sappiamo come darvi una risposta, però visto che ce l'avete detto, che state facendo questo, questo e questo, non potendovi noi dire come fare, continuate a farlo, quando avremo una risposta precisa ve la diremo. Questo è un concetto, ecco, ve l'ho detto questo, non perché noi siamo stati più bravi, a noi a monte c'era anche una ricerca, come fa il cittadino, il gruppo, a dialogare, no? con la pubblica amministrazione? Questo è un grosso problema che noi abbiamo. Se voi scrivete alla Commissione europea chiedendo una cartina geografica degli ultimi stati che sono entrati nell'Unione europea, dopo una decina di giorni, 15, 20 al massimo, vi mandano a casa la cartina geografica. O vi rispondo con una email, uno qualsiasi, non so chi, vi risponde e vi dice dall'Unione europea. Non voglio dire al comune di Castellana, ma voi provate a scrivere alla provincia di Bari.
difficilmente vi risponde qualcuno, ma per un quesito qualsiasi. Perché? Perché non c'è la possibilità di avere un'interfaccia reale, quindi una relazione, perché sono delle realtà istituzionalizzate per le quali c'è bisogno di tutta una procedura, di tutta una... Ecco, una banca del tempo, noi all'epoca la vedevamo proprio come un progetto sociale di cittadini che cercano di interlacciare, di relazionare il mondo in cui vivono. Ricordo che c'erano dei disegnini che facevamo per i ragazzi quando venivano a trovarci delle scuole, dove c'era la banca del tempo che scambiava con le persone, che si espandeva nel comune dove cercava di far entrare anche altri gruppi, altre associazioni, per rendersi delle relazioni di aiuto, magari anche il comune, e chissà perché poi anche il mondo, perché poi era il periodo in cui si parlava di un mondo migliore, si parlava di quelli dei forum europei, insomma, mondiali. Io partecipai pure a parlare di reciprocità all'European Social Forum di Firenze, quello del 2002, e io fui uno dei relatori di quelle, nell'ambito economico della solidarietà e della reciprocità lì a Firenze, e si parlò a livello mondiale. Quindi la persona singola, il singolo, con un progetto di banca del tempo può aspirare. Non c'è differenza però tra avere beneficio di una relazione che si ha con una persona vicina, con un'altra persona magari dell'altra parte dell'oceano con cui ci si scambia delle notizie o delle problematiche, cioè si entra in relazione. Cioè il bisogno, la necessità, il piacere è identico. Quindi ognuno può trovare, cioè nessuno di coloro che partecipano alle banche del tempo hanno cominciato come me, diciamo piuttosto a cominciare a scrivere libri. Io ho cominciato a scrivere dei libri dopo che ho terminato l'esperienza di banca del tempo, perché fu anche un'esperienza che cessò finalmente in un certo momento, era diventata impossibile da gestire, perché c'è anche questo rischio. E oggi, dopo 15-20 anni, ci sono state banche del tempo che sono nate, banche del tempo che hanno fatto grandi progressi, che sono scomparse nel battere di ciglio di una persona, che sono rinate. Io voglio essere buono, in tutta Italia ce ne saranno una decina degne di questo nome, ma le mie notizie ultime risalgono a prima dell'estate. Voi sapete, poi ci sono le ferie, e quando ci sono le ferie le persone si disperdono, poi vanno a recuperare. Ma sì, va, questo lasciamo perdere. Io spero che dall'attività pratica che noi faremo comprendiate sostanzialmente una cosa, che è un'idea semplice, ma che bisogna accompagnarla, tenerla sempre viva, proprio come un'amicizia, proprio come un gruppo. Ecco, i giovani di oggi, per esempio, noi siamo più individualisti, noi siamo... abbiamo i nostri amici, i nostri pochi amici, noi di una certa età, noi che viaggiamo sulla sessantina. Però i giovani di oggi hanno altre potenzialità, sfruttano tecnologie diverse, ma vivono anche di più in gruppo. Qualcuno in maniera brutale li chiama in branco, è una brutta parola. Vivono insieme, sanno vivere insieme. Anche in una scuola, oggi per un docente entrare in una scuola è difficile, perché il docente parla da solo, cioè è abituato a parlare con se stesso, si è preparata forse la lezione a casa di fronte allo specchio. Quando entra in una classe, in un gruppo scolastico, trova 20 persone che parlano tutte assieme, che si capiscono, è lui che non le capisce più. Questa è una triste realtà, cioè c'è un problema di incomunicabilità. Quindi in un sistema totale di incomunicabilità totale, che avviene a tutti i livelli, dalle aule parlamentari fino ai vicini di casa che non si capiscono per chi deve far spostare il secchio della pattumiera mezzo centimetro da una parte, c'è un sistema di incomunicabilità totale. Bene, la banca del tempo può essere un sistema propedeutico che ci rieduca autonomamente, liberamente, attenzione, non ce lo impone nessuno, eh? Io non vi voglio imporre domani a fare la banca del tempo, dovete essere voi a volerla fare, una o più banche del tempo. Dico una o più perché alcune città, anche grosse, quando formavano finalmente con un bel progetto, con dei consulenti, spendendo anche dei soldi
finanziavano con Lecce, finanziò con 30 milioni di euro una piccola cooperativa ad hoc, e non si era neanche in periodo di gestione politica, si era in periodo commissariale. Quindi il commissario aveva sentito parlare di Banca del Tempo, finanziò questo gruppo di 3, 4, 5 persone di fare la Banca del Tempo di Lecce, di fare la Banca del Tempo. Guai a fare una Banca del Tempo a Lecce diversa, cioè c'era l'esclusiva, mentre invece il fine è quello non di fare una o la Banca del Tempo. Ai vostri vicini di Cisternino, in un incontro più o meno analogo a questo, gli dissi chiaramente: è importante non fare la Banca del Tempo, è meglio non farla la Banca del Tempo di Cisternino, ma è bene fare a Cisternino Banca del Tempo, cioè far capire alle persone che possono scambiare già da domani mattina, quindi fare l'azione Banca del Tempo, non fare la o una o più Banche del Tempo. È chiaro il concetto? Ecco, con questi presupposti, fare Banca del Tempo presuppone quindi una messa insieme delle varie offerte, delle varie richieste. Nello scambio si utilizzano, questo lo vedremo praticamente poi, se mi dite che ora è, così io cerco di... 12 meno un quarto, quindi siamo in tempo. Si utilizzano degli assegni tempo, cioè si registrano gli scambi, vedremo poi come, questo lo faremo dal pratico. Questo è un assegno inglese, il facsimile di un assegno inglese, perché lo vedremo tra poco dove sono nati, il percorso che hanno fatto nel mondo per arrivare poi anche in Italia. Questa è la scheda di contabilità dove per ogni aderente, qui lo chiamo socio, non mi piace, però potete anche chiamarlo socio, ma non è socio di nulla, è un aderente, un aderente culturale, acquisisce una cultura diversa, non è un'azione, è una società di azioni. Per ogni socio, per ogni aderente si fa una scheda con il dare e con l'avere, funziona tutto come la partita doppia, nel magazzino entrano 100 euro di merce, ne vengono venduti 50, c'è una rimanenza di 50. In una banca del tempo vengono date 10 ore, vengono richieste 5 ore, c'è un saldo di 5. Quindi funziona esattamente in questo modo. Lo strumento è semplice, basta fare la più e la meno. Poi ci sono anche dei programmi sofisticati che gestiscono tutto questo, ma non è il caso dei primi tempi. Anche dei quadernetti o anche un Excel, un foglio Excel per qualcuno che smanetta un po' Excel, può creare degli schemi in automatico che vedremo poi come si può fare questa. Nel mondo, ecco, le macchie verdi indicano dove si sono evolute le banche del tempo o i sistemi di scambio non monetario. Se fate caso, sono i paesi super sviluppati o in via di sviluppo che, dove si è sentita di più l'esigenza. Dice l'Africa è quasi vuota, escluso il Senegal e il Sudafrica. Ma perché l'Africa è tutto un sistema di relazione, non ha bisogno di relazione. In Senegal sorse il sistema in Senegal non per creare banche del tempo, ma per creare commercio, perché loro avevano bisogno di questo e quindi c'era un sistema molto particolare. Ma negli Stati Uniti o in Canada in particolare, dove nacque da un'idea di Michael Linton il sistema LETS, LETS sta per Local Exchange Trading System, proprio sistema di scambio e commercio locale, Michael Linton, un professore di economia, verso la fine degli anni, metà degli anni Ottanta, ideò questo sistema. Naturalmente successe un pandemonio, non si capì più niente. Alla fine capì che per poterlo controllare aveva bisogno della contabilità. Lo vedremo, ne abbiamo accennato. Ebbe un grande successo. Nei paesi anglosassoni si diffuse poi anche il concetto di libertà. Siamo intorno agli anni 85, 85, 86, è il periodo thatcheriano. Cominciano ad esserci le prime difficoltà sullo Stato sociale, pur essendo ancora oggi lo Stato sociale inglese in paragone a quello italiano. Però loro che avevano, secondo la teoria del curare il cittadino dalla culla alla tomba, secondo
il motto coniato da Lord Beveridge, quello che coniò lo Stato sociale nel dopoguerra. E dalla culla alla tomba, in periodo thatcheriano, non è fu tanto più possibile aiutare i propri cittadini e gli tolsero qualche cosa, qualche beneficio, qualche piccolo problema, e quindi cominciò a mancare, no? Noi come Stato sociale non siamo stati mai dalla culla alla tomba, quindi specialmente nel sud sappiamo come cavarcela anche senza Stato sociale. In questo periodo lo stiamo dimostrando, no? Con le nostre famiglie. Però fu anche un momento di libertà. Let's diventò anche, in inglese let's go, significa andiamo, no? Lasciateci fare, cioè liberiamoci da questa gabbia d'acciaio, no? Che è la copertura di tutto, perché poi non è neanche bello, no? Essere coperti su tutto. E quindi diventò anche un movimento forte, rivoluzionario. Lo istituzionalizzarono però in Inghilterra qualche anno dopo, quando subentrò Blair, il quale capì la portata rivoluzionaria di questo progetto e lo inserì negli ospedali, nei luoghi psichiatrici, nelle cliniche, cioè lì dove c'era un forte impatto di intervento, c'era una grande necessità, e quindi istituzionalizzandolo il sistema morì, cioè diventò un'istituzione pubblica. Non voglio fare altri esempi con l'Italia. In Germania ci furono diverse forme di progetti, di idealità. Il Tauchering, termine tedesco, un termine composto, come d'altronde tutti i termini tedeschi, significa cerchio di scambio. Il concetto di cerchio è un concetto simbolico, no? Il concetto di cerchio va dalla fede nuziale al cerchio con cui ci si riunisce oggi normalmente per discutere insieme, alla pari, no? Facendo un po' proseliti della banca della tavola di Reartù. Ecco, lo spazio pubblico questo ancora lo ignora. Nello spazio pubblico ancora c'è questo schema. Chi parla e chi ascolta. E ognuno guarda la nuca dell'altro, non interagisce. Noi nella seconda parte cercheremo di scomporre questo spazio, cercando di creare uno spazio comune, se siete d'accordo. Poi in Francia ISEL, i Systèmes d'échange local, più o meno lo stesso acronimo di LEZ, sono sistemi di scambio locale, dove ci fu molto di ecologico, molto anche di agricoltura, anche di ospitalità. Interessante era, e per certi versi ancora è, la Route de Sel. È una strada dove si poteva suonare alla porta di qualcuno che esponeva un contrassegno e farsi ospitare. Un po' qualcosa in Spagna c'è con la via, quella che porta a Santiago di Compostela, no? Però lì devi pagare, lì c'è l'ostello però. Ma il concetto di ospitalità è un concetto molto interessante, e magari si potrà sviluppare in una seconda fase. In Belgio più o meno siamo sullo stesso genere. Ecco, ad Itaca, un quartiere di New York, io ebbi un contatto con il fondatore di questo sistema. Qui addirittura si stampavano delle pseudo banconote, le ore di Itaca, le Itaca Hour, se trovate su internet le trovate, con le quali si poteva anche comprare merce dal supermercato o andare al cinema. E questo mise in relazione bisogni della gente, ma anche attività commerciale. È un caso isolato però nel mondo. Peter? Ecco, in Argentina ci sono state delle esperienze molto particolari. In Argentina il trueque nacque in Argentina, sempre da gruppi ecologisti, e visse un po' in sordina con questi club dei trueque, club di scambio. E un'altra cosa, non c'entra niente il baratto, mi ero dimenticato di dirvelo, il baratto è commercio, che si fa merce contro merce. Se non c'è lo scambio di merce non avviene, invece qui noi possiamo avere uno scambio anche senza il ritorno al momento, lo si può fare successivamente. Il baratto, come diceva
Polani ha scritto un libro molto interessante, La grande trasformazione. Il baratto è una forma primordiale di mercato. Nel mercato si scambia, si compra un libro con dei soldi, nel baratto si scambia un libro con un altro libro di uguale valore. Se il valore è più basso, lo scambio non avviene. La banca del tempo è qualcosa di diverso, lo vedremo nel pratico. I club de Trueque ebbero una forte spinta quando l'Argentina nel 2001 andò in bancarotta. Quanti ingegneri non avevano più di che costruire palazzi e grattacieli e dovettero ricordare che da ragazzi avevano fatto i gelati, avevano venduto i gelati, andare a vendere per strada i gelati. La necessità aguzza l'ingegno, poi dopo si sono ripresi. Speriamo che questo non avvenga in Italia. In Australia un grande gruppo, però non si hanno notizie certe, chiare, questo nel Blue Mountain, che è una regione molto ampia dell'Australia, dove scambiano famiglie e gruppi, ma l'Australia è un continente complesso. In Senegal parlavamo dei SEC, dei Système d'Échange Communautaire, e qui c'era un sistema particolare, venne implementato, penso che esista ancora oggi, assieme alle Tontin, che è un altro sistema di credito un po' particolare. A Dakar si utilizzavano i buoni di scambio, le bon de change, ne parlo nella cultura della reciprocità. Mi faccio pubblicità, se qualcuno poi lo vuole leggere, al 50% posso anche darglielo. Di questi altri libri purtroppo non ne ho, né della Banca del Tempo né di quest'altro libro che porta la figurina che abbiamo visto prima, Il Tempo non è denaro, non ne ho più copie, quindi dovreste eventualmente richiederle, anche online si possono trovare. Questi buoni di scambio venivano dati all'aderente, il quale li doveva spendere subito. Se passava un mese doveva applicarci un bollino e quel bollino doveva andare a comprarlo dalla sede. Comprare quel, per esempio, se il buono di scambio aveva valore 10 franchi, per applicare il bollino doveva spendere 10 centesimi di franco. Quindi ogni mese che lui tratteneva il denaro ci rimetteva 10 centesimi veri. Quindi significava che doveva comprare, doveva commerciare, cioè non doveva accumularli, cioè tenerli. Cioè questo per far capire che il denaro, nel momento in cui finisce in cassaforte o nei paradisi fiscali, non crea più ricchezza, cioè non circola più, ed è quello che noi stiamo vedendo. I sistemi di scambio di questo genere, cioè fatti a Dakar, cercavano di far capire che le risorse vanno vendute, comprate, rivendute, comprate, cioè questo, e quindi anche questi buoni di scambio, che erano dei buoni proprio per far capire questo meccanismo, se qualcuno cercava di teusarizzarli, cioè di metterli in cassa, di trattenerli per far lievitare l'interesse, no? Come noi facciamo con le nostre banconote, ci rimettevi. Cioè ci rimettevi nel senso che dovevi andare ad acquistare con 10 centesimi di franco veri un bollino da mettere sul tuo buono che da 10 centesimi, da 10 franchi, valeva 9 franchi e 90. Come acquisto simbolico di merci e di altri scambi che dovevano esserci. Questo c'è una filosofia dietro, insomma, dietro questo concetto. Tutti questi sistemi, in ogni caso, pur nelle loro sfaccettature, nelle loro peculiarità, abbiamo visto quello che è successo in Italia, è successa una cosa appunto un po' diversa. C'è stata questa grossa avanzata dei comuni, oggi più o meno si sono un po' ritirati, per fortuna, perché il discorso stava diventando anche piuttosto intenso nei primi anni 2000. Però ci possono essere anche banche del tempo che vengono implementate da gruppi già associati. Il problema dove sta? Mentre nel primo modello di banca del tempo del comune c'è il rischio di essere istituzionalizzati e quindi la gente poi alla fine quando deve andare a partecipare ad un incontro che è di tipo istituzionale si dilegua. In una banca del tempo che nasce invece in un'associazione che ha una sua configurazione, diciamo la Caritas, diciamo Misericordie, diciamo una cooperativa di olivicoltori, questo è un rischio che dovete cercare di eliminare se farete nascere una banca del tempo all'interno di un contenitore ideologico pur normale, cioè pur diciamo sensato. Perché
qualcuno può anche non sentirsi affino, cioè bisogna prima aderire al contenitore madre per poi, mentre invece bisognerebbe avere una libertà maggiore. Mi spiego? E poi c'è la banca del tempo autogestita, quella più difficile da formare, perché devi andare a prendere quelle 10, 15, 20 persone, metterle insieme. Io vedrò quanti di voi siete contenti di poter partecipare a fare un esperimento adesso di banca del tempo. Però una volta che la crei, una volta che la formi, una volta che la rintuzzi di continuo, che la stimoli, la implementi, la rendi conviviale, gli crei gli incontri, gli fai scambiare, gli fai fare una gita ogni tanto, il gruppo lo mantieni, il gruppo lo porti avanti. Se lo abbandoni poi alla fine si perde, però è quella che dà più soddisfazione. Le uniche cose che bisogna evitare sono i leaderismi, perché una banca del tempo non ha bisogno di una classe dirigente. Questo va contro le abitudini quotidiane, dove tutti parlano di una classe dirigente. È bene che ci sia lo staff manageriale in una grossa impresa, altrimenti là succede il 48. Anche se ci sono degli esempi di grandi imprese che oggi stanno cominciando ad essere gestite dagli stessi operai. Ci deve essere una classe dirigente anche in un'amministrazione pubblica di ogni ordine e grado, ma comunque le tecnologie che oggi si utilizzano nel pubblico permettono di far entrare in relazione anche senza che ci sia teoricamente un dirigente. Cioè, a me la norma nel mio ufficio, nella mia competenza quotidiana, non me la manda più il dirigente di prima fascia per dirmi fai in questo modo, come faceva nel 1979 quando entrai nel Ministero del Lavoro. Oggi io vado su Google, chiedo decreto del fare, mi esce anche i lavori parlamentari, anche i lavori in commissione, vado ad entrare nella, quindi io applico la norma, conosco la norma, ecco il concetto di comunicazione. Di comunicazione e conoscenza, società della conoscenza, tecnologie della conoscenza, con la banca del tempo tocca tutte queste tematiche. Cioè rende propedeuticamente un servizio alla gente a capire insieme con gli altri dove muoversi, dove orientarsi, dove eventualmente chiedere o ricevere delle informazioni che possono essere anche elargite sotto forma di beni, di piccoli servizi e di piccole prestazioni. Tutti questi sistemi sono raggruppati da un concetto principale, la volontà. Quindi è un sistema volontario, la volontà di un gruppo di persone che interagiscono, cioè che capiscono che devono interagire per poter far emergere l'alternativa culturale, mediante la reciprocità per il raggiungimento di un beneficio sociale ed economico, per far crescere complessivamente la propria comunità di appartenenza. Se nelle esperienze di banche del tempo, di ogni ordine e grado, di ogni situazione, viene a mancare questo principio fondamentale, si sta facendo tutt'altro. Io ancora oggi vengo contattato da gruppi i quali mi dicono, sai, dopo che il nostro incontro che è avvenuto, che a volte è avvenuto anche 4-5 anni fa, noi ci siamo dati da fare, però fino ad oggi siamo riusciti ad organizzare a settembre, dopo che tutti che tornano dalle ferie, una gita. E io dico, meglio di niente. Cioè almeno vi lega ancora qualcosa. Cioè questo significa capire lo stato, il dramma sociale dell'individualismo collettivo. È un controsenso. Ma noi siamo una collettività individualista che non riesce più ad avere relazione sociale. E quindi la banca del tempo, forse, vista o presa nella giusta misura, può darci questa spinta, farci capire questa importanza. Questa è la legge di cui vi parlavo, la legge 53 piuttosto va. Vi suggerisco, se volete avere una specificità normativa più importante, la legge 17 del 2007 della Regione Puglia. Se non sbaglio è 17, perché è stata una legge pure sfortunata quella. Però non sono sicuro del numero, che è del 2007 sì, se eventualmente poi me la chiedi io te la mando. Non ce l'ho qui. Ecco, la Regione Puglia ha fatto un lavoro forse che non è stato fatto in nessuna regione, non per
portare, fare proseliti nei confronti di nessuno, non è mia abitudine. Però ha cercato di impostare una legge sulle banche del tempo, cioè molto complessa, ma tra cui c'è anche le banche del tempo, che però ha un unico difetto. L'unico difetto è quello appunto di tendere all'istituzionalizzazione. Poi sono stati fatti dei progetti specifici, sempre con la solita tiritera regionale che ci deve essere, sì, la legge, poi ci deve essere la determina del dirigente dal dettagli, i tempi di progetto, i finanziamenti per quel progetto, poi chi arriva prima prende la sua parte, chi arriva dopo non li tocca più. Ecco, sotto questo punto di vista hanno fatto una legge che può essere uno strumento normativo che ti dà sicurezza nel tuo agire, ti può dare anche, se rientri nei percorsi amministrativi di ricerca e di richiesta dei vari contributi, anche un sostegno economico, però è molto complessa, cioè molto complicata, come un po' tutto nella pubblica amministrazione. Io ne faccio parte. E vivo a spese della pubblica amministrazione dal 1979, quindi non posso dire male, va bene? Però posso anche dire che oggi, per molti versi, è molto, non complesso, molto complicato adottare delle norme, se le norme, come noi sappiamo, dal diritto in generale, devono valere per tutti. Altrimenti c'è il rischio che quelle norme valgano solo per chi arriva per primo. Questo è il sistema di cui ho fatto parte, quindi era un'associazione che cercava di dare un input allo sviluppo sociale ed economico del mio paese. Era un sistema fondato su un dono libero. Il concetto di dono è un concetto un po' particolare, diciamo, da rendere in italiano. Ci rifacciamo al dono antropologico, quello descritto da Marcel Mauss, Malinowski e tutti questi antropologi che sono andati a studiare le relazioni sociali e culturali dei popoli un po' meno, tra virgolette, sviluppati di noi. Malinowski studiò le isole Tobriand, gli abitanti delle isole della Polinesia occidentale, nelle isole Tobriand. Lì, prima di cominciare il mercato, in una isola, gli abitanti andavano a portare le loro merci, però prima di cominciare a vendere, gli abitanti che andavano donavano dei braccialetti, gli abitanti della zona donavano delle collanine. Quindi circolavano dei doni, cioè si iniziava la relazione con un dono, con uno scambio, con un ricambio, poi si cominciava il mercato, poi cominciava la legge del mercato, le vendite, le compravendite, poi seguivano gli scambi delle sementi e all'epoca anche delle donne, perché le donne si scambiavano come le sementi, e quindi studiò Malinowski questo sistema funzionale ad un modo di essere, arrivando poi alla conclusione, d'altronde condivisa anche da Marcel Mauss, che ha scritto un bellissimo saggio, il saggio sul dono, che prima del mercato c'è il dono, cioè c'è il principio di relazione, senza un dono non inizia una relazione. Cioè se tu incontri qualcuno che non conosci e quindi hai da fare, la prima cosa che fai è andiamo a prendere un caffè, come ha fatto per esempio Patrizia questa mattina, ma noi siamo già entrati in relazione, siamo già entrati in contatto. Quindi l'avevamo già preso il caffè, altrimenti l'avremmo preso. Quindi il dono è questo, non è che il dono sia un anello di fidanzamento che è importante, costa molto. È il primo impatto, ecco. Dopo il primo impatto c'è il mercato, poi c'è la socialità. Il mistosso era lo strumento con cui noi scambiavamo, perché si può scambiare in ore di tempo, ma si può scambiare anche immettendo delle monete fittizie o delle unità di conto fittizie. Il mistos è una parola greca, noi lì nel mio paese si parla ancora il greco, è un'isola grecanica il Salento, in quella zona, ma il mistos, secondo Benveniste, che ha scritto un bel vocabolario sulle lingue indoeuropee, lui lo definisce uguale a ricompensa, cioè era la ricompensa di poco conto, poteva essere un vaso, poteva essere una corona di alloro, che chi portava un contributo alla sua comunità riceveva dopo una missione, cioè dopo che aveva fatto una missione importante per il suo popolo, riceveva un mistosso, riceveva questa ricompensa. Ecco, noi utilizzavamo questo mistosso che equivaleva
a un'ora di tempo, 10 mi sto su un'ora di tempo, però poi si aveva la libertà di scambiare con questa unità fittizia. I risultati che avevamo erano tantissimi, purtroppo non siamo andati al di là del sistema di scambio che ha funzionato per 4 anni, cambiando moltissimo tra i soci, una settantina di aderenti, e un gruppo di ricerca e di attività di implementazione e di divulgazione della quale io sono uno dei superstiti. L'altro resto, il progetto diciamo per una comunità solidale, che doveva interessare anche poi comune, gruppi di altre associazioni, anche gruppi economici, si lanciò l'idea, ma fu difficile farlo. Il sistema poi si arenò per problematiche di carattere particolare e generale, quindi si decise poi di chiudere, ma è rimasta traccia, ecco, è rimasta l'idea. L'idea forse eravamo un po' in anticipo, dico, nella dispensa che vi ho preparato. Quindi uno spazio comune, uno scenario possibile, se ne parla anche in Commissione europea, in un lavoro fatto una quindicina di anni fa. Dice, una decina di anni fa disegnano il 2010 come un momento di equilibrio instabile, è un controsenso. E effettivamente nel 2010 eravamo un po' in Europa in un equilibrio instabile. E loro intravedevano che le banche del tempo potevano essere, lo intravedevano nel 96. Lo trovate questo documento sul mio sito. È un documento molto interessante. Che è successo? Quindi uno scenario possibile, noi l'abbiamo attraversato questa esperienza. E qui mi addentro, queste dispense, per chi voi le chiederà per email, questi... Salutiamo l'assessore, è stato veramente cortese stare per tanto tempo a sopportare. Ci sentiamo. Troverete questa dispensa, cioè queste slide, le troverete con una dispensa che le spiega in maniera più approfondita. Quel testo è stato già pubblicato su una rivista Arete, che oggi non si fa più, era la rivista dell'Agenzia delle ONLUS, che si faceva a Milano, era un'istituzione, insomma l'Agenzia per le ONLUS, era presidente e caporedattore il professore Zamagni di Bologna, un economista diciamo di una certa importanza. Questa rivista non si fa più, ma è stato pubblicato il testo che io vi ho trasmesso, oltre ad essere stato frutto di altre conferenze, sia nelle università, sia in altri luoghi come San Marino, eccetera. Lo trovate anche sul mio sito internet eventualmente, perché io pubblico una piccola casa editrice dove ci metto testi miei ma anche di altre persone. Si chiama Lilliput Online, questa casa editrice che sta su quel sito che vi mostravo all'inizio. E approfondisce queste tematiche di cui io non mi dilungo, altrimenti non andiamo più avanti. Non va più? Si è bloccato questo? Che li faccio? Ah, ecco qua. Anche questa poi la potrete studiare. Ritorna all'immagine. Quando i sociologi studiano un modello sociale, utilizzano delle categorie, uno schema, che è uno schema sociologico, io non vi tedio con questo, ma passo a quest'altro che è come io l'ho trasformato, lo schema agile. Cioè una banca del tempo si fonda su questi 4 principi, che è amicizia, quindi incontro con l'altro, se non c'è questa volontà non se ne fa nulla. Gioia la si fa con gioia, la si fa con trasporto, con passione, con animazione, non la si fa per artificio, per partito preso. I come impegno, alla fine bisogna essere anche concreti, non si può alla fine fare dopo un anno di attività, di pseudoattività, una gita tutti insieme per dire abbiamo la banca del tempo. Non è proprio il massimo. Quindi concretezza, azione ed immaginazione. E poi lealtà, quindi dare dignità a se stessi e agli altri in un contesto di banca del tempo, che poi sostanzialmente è raffigurato da queste maglie di colore diverso che si interfacciano e che, sulle quali scorre il tempo. No? Ecco, questo è il simbolo di questa... Mi venne fatto dono di questa
foto da parte di un ricercatore al quale io avevo parlato. E lui, dopo che mi aveva ascoltato per un'oretta, disse: "Guarda, forse ho capito." Questo avveniva intorno al 2000. Dice: "Forse ho capito, però non so dirti cosa ho capito. Ti manderò un'immagine." Perché lui era un grafico, in sostanza. Ed era qua, vicino a Bari. E mi ha mandato questa. Penso che abbia capito di che cosa io parlassi. Va bene? Perché devo andare a finire. Scusate un attimo, io riprendo l'ultima slide. Perché nell'interrelazione interindividuale si forma la rete, no? Ed è, questo ve lo dico in maniera, diciamo così, contabile. È stato anche calcolato il valore di una rete, che non è il valore, non è il valore che noi possiamo dare ad un oggetto. Una sedia ha un valore di 30 euro, un videoproiettore di 2000 euro, un computer di 5. Il valore della rete si misura con un valore uguale a n, cioè al numero degli aderenti, elevato alla potenza degli stessi aderenti meno 1. Vale a dire, il valore di 5 persone che si mettono in relazione, che fanno banca del tempo, non che fanno la banca, ma che scambiano tra di loro, equivale a 5 alla quarta potenza, cioè valgono per 625 persone. Sembra strano, ma se voi cominciate a valutare la forza dell'energia individuale che ciascuno può immettere in un gruppo di 5 persone, a 625 forse non si arriva, perché non lo si riesce ad immaginare, ma 5 persone che agiscono insieme nel proprio progetto di vita e nel proprio progetto di vita culturale e sociale ne hanno da essere vicini alla quantità di 625 che agiscono individualmente. Pensateci, e se riuscirete ad avere la fortuna di implementare tra di voi un gruppo di 10 persone, capirete quanta energia di scambio, di attività e di competenze riuscirete a veicolare nella vostra comunità. Questo è il seminario, la prima parte di cui io vi ho parlato. Adesso, se volete, passiamo all'azione pratica. E per vedere poi se io sono riuscito, o sono stato capace a darvi degli input, ma a farvi capire poi che oltre alla base teorico-culturale, ma anche visiva di quello che io vi ho detto, possiamo effettivamente mettere in pratica in un tre quarti d'ora le cose di cui abbiamo parlato. Grazie. Allora, per rompere lo schema, perché questo è uno schema di conferenza pubblica, no? Non sognatevi di fare all'inizio una banca del tempo con qualcuno che parla di qua, a me dà tremendamente fastidio parlare di qua. Magari siamo una quindicina di persone, non di più, no? Avviciniamoci, magari accerchiamoci, così riusciamo poi a fare in maniera molto più semplice, cominciare anche ad incontrarvi, a vedere come è possibile partire e fare una banca. Per lui già se ne sta andando e quindi... Ah, arrivi. Ah, magari rompiamo lo schema, ecco, accerchiamo un po'. Allora, qua possiamo anche spegnere. Allarghiamoci un po', perché più grande è il cerchio, più... Questo forse lo possiamo pure togliere, tanto questo possiamo pure togliere perché ormai non serve più. Allora, riprendiamo lo stesso. Bene, bene. Allora, mi devo allontanare dallo schema qua. Vabbè, adesso quindi... Prego, venite di qua. Cerchiamo di essere sempre, ecco, cioè di essere tutti, ognuno di fronte all'altro, mi spiego così,
ecco, non creiamo delle sub... allargate. Allarghiamo? Sì, sì, allargate. Non è difficile fare un cerchio, però si è persa l'abitudine. Avanti, cerchiamo di guardarci un po' in faccia. Io ho portato anche le penne per chi non ce l'avesse, se qualcuno ha bisogno di una penna, però poi me la dovete restituire. Sì, c'è tutto. Allora, cerco di poggiare. Allora, riusciamo a vederci un po' tutti insieme? Allora, come dicevamo prima, con un semplice pezzo di carta, diviso per tanti piccoli pezzettini, ciascuno di voi riceverà un foglietto, magari mi aiuti così lo distribuisci pure di là, sarebbe la domanda per iscriversi ad una banca del tempo ideale, va bene? Prego, distribuite uno ciascuno. Quindi questo è il primo passaggio. Se voi avete 10 amici, 10 persone che conoscete, 10 persone, 15, che potete pensare che possano essere interessate e riuscite a convocarle, magari nel bel posto che sicuramente Patrizia sta organizzando, ma anche in casa di un qualsiasi... Molte banche del tempo si sono arenate, per esempio, dicevano ci manca una sede, il comune non ci dà un locale, ma c'è la propria casa. Cioè c'è sempre qualcuno che ha un giardino, uno spazio, una cantina, un piccolo luogo dove riunirsi, no? Per fare... Ce l'avete tutti questo foglietto? Bene. Se riuscite a convocare 10-15 persone, a riunirle magari con la scusa di fare un piccolo ricevimento, un piccolo rinfresco, no? Perché va sempre, lanciate l'idea e provate a provocare individualmente le persone a dire immaginiamoci di voler fare questa banca del tempo, mettete il nome e cognome, il numero di telefono. Ecco, io vi chiedo adesso a voi, che vi ho già spiegato per tanto tempo, vi ho tediati diciamo con questa lunga conferenza, cercate di mettere le cose che potreste offrire, dimenticatevi che fate nella vita quotidiana, per il momento, cioè chi fa il commercialista, chi fa l'avvocato, chi fa l'imprenditore, penso che abbiano altre cose che possano, che abbiano il piacere di fare, va bene? E chi fa l'intellettuale, che so, chi fa il professore, che so, cosa può scambiare. Però c'è sempre qualcosa che ci piacerebbe fare e dare agli altri, magari è un hobby, magari è una nostra attività recondita che appartiene al passato quando eravamo giovani, oppure che abbiamo imparato. Ecco. Dite un po', almeno un paio di cose, ecco, per andare più veloci, poi ne potreste mettere anche 22, non è detto il discorso. Due tipi di offerte che vi piacerebbe che gli altri vi chiedessero da fare. E poi dall'altra parte, invece, un po' più difficile, due cose di cui vi sentireste di avere necessità di chiedere. Va bene? Vediamo un po' che cosa succede. Realtà che è solamente fortemente radicata in un piccolo territorio o può essere anche... Chi può dirlo? Ecco, questo volevo chiedere, perché dipende. Oggi non è... Diciamo solamente... ecco, facciamo finta che noi siamo un gruppo di un quartiere. No, cominciare. Io volevo provare che ognuno... metta la sua zona di provenienza, vedere se è possibile. Sì, poi giustamente, questo è proprio un esempio striminzito. Può pure mettere, cioè se lei sta ad Alberobello, le sarà difficile scambiare con quello di Castellana, cioè qui è l'esempio che si fa. Poi magari ad Alberobello cercherà di riunire il gruppo di persone di Alberobello a fare banca del tempo lì. Poi si possono anche mettere... Cioè mettere in scambio diverse realtà è un passaggio successivo. Supponiamo che voi siete idealmente un gruppo che si è riunito perché Patrizia ci ha chiamati per fare un'esperienza pratica di come si mette su una banca del tempo. Mi spiego? Questo.
Sì, ma non è tanto pratica se prescindiamo completamente dal territorio. Ma noi la cominciamo qui, la banca del tempo, la chiudiamo qui, perché se perché non la volete cominciare domani, le problematiche poi si affrontano. Va bene, noi grazie. Diciamo di essere idealmente residenti tutti qui, diciamo a Castellana. Va bene. E poi se qualcuno è, non lo so, c'è qualcuno che è di fuori, acquisisce l'idea, il procedimento e poi la adatta nella sua realtà, no? Come tu dovrai fare invece un lavoro molto più complesso, magari ci si può, quando voi avanzerete nel vostro progetto, vedere come interfacciarsi con le vostre problematiche, poi, che sarà qualcosa di diverso poi quello. Ripeto, poi se ci sono delle problematiche che vi vengono strada facendo, lì c'è, oltre al mio sito internet, c'è anche la mia email, mi potete contattare in qualsiasi momento e spiegarmi il problema. E io cercherò di darvi una risposta a come superarlo, mi spiego? Quindi è un work in process, come si dice attualmente. Possiamo anche continuarlo idealmente a distanza. Allora, cosa offrite, cosa richiedete? Ecco, se noi avessimo un foglio di carta più grande, forse non ce l'avremmo. Sì. Allora io dovrei nominare qualcuno che faccia da segretario. Vuoi prendere tu questo incarico? Bene. Dove sta? Avete scritto cosa offrite e cosa richiedete? Effettivamente richiedere è molto più. Mi toglie la parola tipo. Formulare effettivamente. No, ma manteniamoci anche nel vago, così importante è l'esempio, e poi appunto queste sono problematiche psicologiche che, sulle quali ci si confronterà in maniera più complessa. Allora cerchiamo intanto poi di essere. Allora, chi ha finito? Allora, innanzitutto ti chiami? Nico. Nico, hai scritto che offri cosa? Corsi di lingue, dog sitting, manodopera, manutenzione. Chiedi? Dog sitting, manodopera, cucina. Cioè tu dai aiuto per i cani e orari, vuoi... Orari, giorni, e vuoi vacanze, anche ricevere quello stesso aiuto. Vabbè. Offro preparazione cibi, collezioni di lingue arabo e turco e riparazioni sartoriali. E chiedo... aiuto in casa, lezioni di lingue che non conosco, tipo spagnolo, tedesco e piccole cose di parrucchiera e estetista. Bene, vedete che già cominciano ad incrociarsi. Ecco, supponiamo che voi siate abitati ad una distanza, ecco il discorso territoriale, no? Ad una distanza conveniente, diciamo 3 chilometri, già è possibile che lui chieda e che lei chieda qualcosa, ma vedremo poi. Ricordate quello che loro offrono, perché poi alla fine tu li metterai tutti assieme. Tu ti chiami? Marinella. Marinella. Io offro piccole commissioni, quindi tipo la spesa o il medico. Nel quotidiano. Dog sitter e babysitter e l'aiuto compiti, soprattutto per i bambini di scuola primaria. E invece chiedo di imparare a lavorare e decorare la ceramica, imparare a suonare la chitarra e imparare a cucire. E io non ho fatto in tempo a cosa chiedo. Passa avanti. Allora, offro cucina inglese e francese. Cucina? Sì. Cerco dog sitter, agricoltura e lezioni di chitarra. Bene. Allora, io offro consulenze di natura sociosanitaria. Cioè? Interesso di problematiche sociosanitarie, ciò significa che qualsiasi problema attinente a problematiche sanitarie, cioè, sono disponibili a... Se ho l'influenza posso chiedere un consulto? Come no, certo. Ma lei svolge la professione medica? Sì. Lasciamo la professione. Non riesce a venirne fuori. Lasciamo la professione medica, perché... Ma io non ho parlato di... Ho capito, era per una battuta. Io parlavo di consulenze sociosanitarie, cosa significa? Significa, per quanto è la mia esperienza, che per molte persone, al di là del fatto dell'intervento specifico di natura tecnica come medico,
le problematiche sono in realtà diverse. Vabbè. Cioè l'informazione, okay, che è molto più allargata rispetto al problema specifico. Sì, 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 sì. Hai capito? Quindi sì, questo sì. Bene, cosa è che chiede? Ma io non sono esperto in riparazioni né in problematiche di natura agroalimentare, mi interesserebbe impararlo. Imparare a riparare, che so, idraulica, esatto, elettricità? Sì. Cosa. Bene, quindi, imparare, imparare. Ecco, un piccolo sforzo, oltre a quella prima offerta importante, no? Perché cos'altro di più, come devo dire, e faccio un esempio, qualcuno potrebbe aver bisogno, anche sempre negli ambiti delle sue conoscenze e competenze, di qualcosa di più concreto, più semplice, non so come spiegarmi. Lei per esempio, qualcosa che le piace fare oltre, per esempio io potrei dare una consulenza di tipo orientativo psicopedagogico, no? La faccio tutti i giorni, però mi piace per esempio insegnare a come si fa un impianto a goccia in un giardino con i materiali che si vendono oggi, quindi una doccia in un giardino, cosa che molti chiamano idraulico, e io potrei insegnargli a fargliela o a fargliela direttamente con poca spesa. Sì. Potrei anche insegnare a suonare la chitarra, chi era che lo chiedeva, però fino agli accordi, cioè fino ad un certo livello, un livello molto basso. Ecco, anche su questo uno sforzo, cioè per essere immediati, cioè che qualcuno domani mattina già la chiami e dica, mica ci avrebbe, come, chi aveva bisogno del dog sitter? Ah, che offriva, no? Cioè, se ho un cane da lasciare, c'era anche lui. Cioè, ecco, l'immediatezza, il bisogno immediato, la piccola cosa che è importante però, mi spiego? Non sì, che non sia importante, sì, sì, proprio essere, avere più possibilità di relazione. Tu? Ti chiami? Micaela, ho scritto che offrirei volentieri servizio di babysitter, dog sitter, piccoli lavori. Ma qua di cani ce ne stanno parecchi. Sì. E mi piacerebbe, quindi chiederei se qualcuno magari mi insegnasse un po' le lingue, in particolare l'inglese, che sono molto carente. Quindi e mi piacerebbe, dai attività di dog e babysitter, sì, si mettono assieme cani e bambini in sostanza. Sì. E richiedi la conoscenza delle lingue. Ecco, anche nelle richieste, ricordiamoci, scaviamo a fondo, facciamo quest'opera di autopersuasione. Non è vero che noi non abbiamo dei bisogni effettivi dentro, che però spesso abbiamo soppresso proprio perché non vogliamo sentirci umiliati dal chiedere aiuto a qualcuno per qualcosa di immediato, di concreto, perché abbiamo questa ormai dimestichezza, alziamo il telefono e chiamiamo chiunque sappia fare quel tipo di attività, paghiamo e ci scrolliamo di dosso un debito. Possiamo avere tante altre necessità. Ecco, questo lavoro di capire le nostre necessità va di pari passo con il lavoro di scoprire ciò che noi possiamo rappresentare come ricchezza per una collettività, per un gruppo. Cioè, se noi riusciamo a scoprire dentro di noi che possiamo fare più cose, le possiamo mettere tutte in catalogo. Naturalmente, più cose ci sono in catalogo, più cose concrete ci sono in catalogo, più cose interessanti e importanti, più il gruppo ha la possibilità di scambiare e quindi più relazioni si creano, tra virgolette più ricchezza, più prodotto non interno lordo ma relazionale lordo si crea, incrementando gli scambi. Prego, chi era? Anna Maria. Allora, offro svolgere piccole commissioni, quindi come la Vabbè. signora, e poi compagnia. Compagnia. Delle ore di compagnia. Cosa chiedo? Ho messo la prima cosa che mi, cioè, giusto, che mi veniva in mente, preparazione dolci e una passeggiata in un posto particolare, caratteristico, che non conosco. Quindi compagnia. E... Vado. Allora, io cosa offro? Manodopera in generale, aiuto in lavori agricoli, oppure piccole riparazioni, lavoretti artigianali. Tieni conto. Elettricismo.
Lavorazione del legno, quindi attività pratiche, bene. Sì, esatto. Quelle di cui oggi si spende un sacco di soldi e spesso si fanno un sacco di danni in casa. Cosa chiedo? Conoscenze etnobotaniche, qualcuno che mi possa insomma indirizzare su erbe spontanee, la loro preparazione, e quindi poi tutto, diciamo, il lato del sapere culinario, alimentare, trasformazione di queste erbe. Insomma, vabbè, poi ecco, qui il lavorio individuale, no? Quindi il gruppo non è che giustamente si riunisce e fa la banca del tempo, sì, abbozza una banca del tempo. È importante la sintesi, la specificità, il messaggio, cioè uno che leggerà la tua offerta o la tua richiesta deve avere, diciamo, deve capirlo nell'immediato. Quindi, per esempio, la prima parte, quella, l'offerta, dovrebbe essere riparazioni elettriche, idrauliche, aiuto in campagna, cioè proprio fatto in maniera specifica. Allora uno scorre come le pagine gialle, però in maniera più succinta. Lo stesso vale per le richieste, perché non è vero che poi sarà lui o un altro a chiedere, ma se qualcuno offre quella cosa, nulla osta che possa prendere l'iniziativa quello che la sa fare. Cioè, se chi aveva bisogno del dog sitter, ecco, se tu sai che lei offre, puoi chiedergli tienimi compagnia al cane per un'ora perché c'ho da fare. Ma lei che sa che tu hai, e magari dice, può darsi che tu ti chiami, dicevi, che Nico in questo momento sia turbato, non mi voglia chiedere perché non vuole, può prendere l'iniziativa anche lei e dire, ma quando ti serve per il cane, oppure nel momento in cui ci si incontra. Cioè, è questa la conduzione, cioè non obbligatoriamente c'è chi va a comprare e che non si compra nulla, e né c'è chi vende. Il sistema è unico, ruota intorno alle offerte e alle richieste, quindi chiunque può proporsi, anche per dire, Patrizia, se devi fare la doccia nel giardino, non ti preoccupare, tienimi presente che senza impegno la possiamo fare, perché può darsi che a lei sfugga oppure non abbia tempo di approfondire il catalogo che andremo a formare, eccetera. Vediamo un po'. Sì, sono Francesco, io posso, non so, dipingere e fare manutenzione. Pitturare in casa? No, dipingere, pittura artistica. Quadri, ecco. Però se dovresti pitturare uno scabuzzino. No, vabbè, che... Lo fai. No, ma infatti il passaggio successivo posso fare anche manutenzione. Mettilo in casa, evidenza, perché quello serve di più. Sì. Ecco, bisogna vendere. Tu parlavi di qualcosa che ti piace fare. Sì, sì, ma non è che sogno una ti notte piace di anche andare sul vincere lo sgabuzzino. Sul concreto, c'è, cioè, proprio quello che può essere immediato. Sì, così. Sì. Se abitassimo vicini ti chiamerei domani mattina. Vai. E poi per quanto riguarda cosa chiedo, lezioni di lingua francese o cucina, e posso un po' di buon compagnia a casa mia, vabbè, io so, abito in un'altra zona, a Salerno, quindi però sarebbe utile compagnia a casa con mio padre, eccetera. Ok. Qualcosa di... No. Sono Rosadea e offro cucina, soprattutto il calzone di cipolla. Ve lo garantisco, è buonissimo. Cosa chiedo? Ok. Cosa chiedo? Esperienze altrui, soprattutto nell'ambito dell'agroecologia, dell'agricoltura biologica. Che... Ah, quindi nozioni di, sì, a, sì, di, sì, di nozioni. Permacultura, sì. Agroecologia, sì. E ecologia, eccetera. E, opere di bricolage in casa, insomma, per potermela cavare quando si rompe, cioè, qualcosa. Imparare a fare, sì, imparare a fare piccole manutenzioni. Ecco, vedi, sì. Per esempio, già di incontri. E quando anche manutenzione per quanto riguarda la macchina. Che... Allora, mi chiamo Miriam. Ti chiami? Miriam. Okay. Offro lezioni di inglese, francese, spagnolo, recitazione e materie umanistiche. E poi cucina e piccolo cucito, tende, federe, cose così. Ecco, tu hai bilanciato la grande... diciamo lezione la cultura con il sì. E poi cosa chiedo? Dei piccoli babysitting
perché con i due miei mostriciattoli, sì. E poi aiuto con lavori di manutenzione, e quindi anche per imparare mentre vedo cosa si fa, e imparare la tromba, a suonare la tromba. E quello dobbiamo trovarlo. Ecco, per esempio, qui viene fuori un'altra idea. Il gruppo, anzi finiamo così poi prendiamo questo, ricordatemi quest'ultimo. Allora, io sono Francesca e offro aiuto scolastico ai bambini. Aiuto? Scolastico ai bambini. Scolastico. Aiuto in lavori di campagna e cucina e dog sitter. E chiedo taglio cucito e approccio alla falegnameria. Questo come richiesta. Bene. Allora, posso dire che avete al... L'ho detto io, forse? Sì, sì. Perché è partito Ah, sì, siamo partiti dopo, scusa. Allora, offro... C'era anche una persona che non aveva... Sì. Offro giri in bici in campagna. Offro piccoli lavori di giardinaggio agricoli, ma li chiedo anche. Offro pitturazione. Pareti. E chiedo anche yoga. E chiedo anche lingue straniere. Supporto. Nello specifico? Sì, nello, diciamo training in inglese, ma basi anche in altro. Allora, vediamo, chiudiamo il cerchio. Allora, io sono Francesca, offro passare tempo con i bambini, lavori di artigianato. E invece cerco imparare a suonare uno strumento, l'inglese, migliorare, il calzone di cipolle. Imparare a suonare? Uno strumento. Quale? Ma sono diversi. Diciamone almeno uno. L'organetto, quello... ma sono tanti, cioè dipende dall'offerta. Siccome qui c'è lei che vuole imparare... Qualcuno, no? La tromba. Ah, no, la tromba no. E quindi diciamo pianoforte. Organetto, chitarra. Chitarra, è più... Ok. Allora... Scusa, ma la tromba... Naturalmente, voi capite, questo è a mo' di esempio. Sì. Poi si ragiona su, si approfondisce. Si comincia ad intravedere che qualcuno potrebbe chiedere a o dare a. Mi spiego, quindi sarebbe già possibile... sperimentare uno scambio, ma lo vedremo in un momento successivo. In questa fase voi avete trovato delle offerte più o meno che ci sono e delle richieste che più o meno combaciano, cioè che è possibile convogliare, far incontrare, va bene? Poi ci sono delle offerte che io non ho sentito qualcuno che dica insegno a suonare la tromba o insegno a suonare la chitarra, ce l'ha qualcuno? Non c'è nessuno che sa suonare la chitarra qua, neanche a strimpellarla. No, ecco, cosa bisogna fare? Si può uscire fuori tra i propri amici, i propri conoscenti, le persone che noi sappiamo e fare azione di marketing, di ingresso. Cioè, se ci sono delle realtà di richiesta che non possono essere soddisfatte dal gruppo, gioco forza, bisogna allargarlo il gruppo. Quindi questa è un'azione di input che deve venire da chi? Deve venire un po' da tutti, perché chiunque poi può avere delle esigenze inevase, no? Perché non può essere un gruppo chiuso. Se è un gruppo chiuso diventa una setta, diventa alla fine si estingue, specialmente se non va a trovare a come interrarci. Allora, cominciare ad incrementare gli scambi con le cose che effettivamente servono e che si trovano nel gruppo. Poi è importante anche cominciare a chiedere, se si conosce qualcuno che sa fare quella cosa e che forse gli piacerebbe perché ha bisogno anche di qualcos'altro, di farlo entrare. Naturalmente non avviene dall'oggi al domani, avviene in un processo, quindi una fase di implementazione di una banca del tempo deve occupare almeno dai 3 ai 6 mesi. Cioè, ed è qualcosa che va organizzata, strutturata, regolamentata, ci si deve star dietro, no? Nello stesso tempo, oltre alla ricerca, bisogna fare anche la sperimentazione. Allora, se c'è già qualcuno che può scambiare, allora ricordatevi le offerte e le richieste che avete fatto e potete eventualmente consegnare a lei che fa da
e dovrebbe riportare su un foglio di carta, a fianco ad ogni nome dovresti mettere il nome e le, sopra le offerte, una parentesi graffa, le offerte e le richieste, un po' per tutti, va bene? Nel frattempo noi, mentre lei comincia a fare il bollettino cerca trova, cioè lo strumento che vi verrà dato in fotocopia, idealmente in una banca del tempo, con la quale voi potrete gestire i vostri scambi e quindi essere partecipi della conoscenza del gruppo, non come l'esempio che vi facevo di Roma, che bisognava chiedere al funzionario comunale chi offriva una torta. Qui l'informazione è comune, perché noi stiamo cercando di creare non una banca del tempo in uno spazio pubblico dove uno va a chiedere un servizio, ma qui il servizio lo si crea insieme, ce lo facciamo insieme. Questo è uno spazio comune, questa è la grande differenza. Ognuno conosce tutto di tutti e ognuno può utilizzare le richieste e le offerte dell'altro. Siamo sullo stesso piano, questa è la simmetria. Adesso passiamo alla zona di reciprocità, mentre lei comincia a... Allora, ognuno sa tutto di tutti e praticamente diciamo che noi... Ah, scusate. Allora, ognuno conosce... Hello. Okay. Ognuno conosce tutto di tutti e diciamo che lui viene a casa mia, mi aiuta a fare un po' di manutenzione e mi spacca tutto. Beh. Allora, dopo qualche giorno la notizia è trapelata e lui dice, senti, ma tu non è che hai bisogno di mano d'opera, di manutenzione? E la gente comincia a dire, oh God, questo qua viene a casa, ti spaccia tutto, ma... Ecco, come si risolve poi questo problema? È un problema, sì. Però ecco, dobbiamo... Ecco, un altro concetto chiave che sta alla base della relazione sociale. Quando si incontra un'altra persona, no? In qualsiasi circostanza, può essere anche un esercizio commerciale. Tu vai... dal ristorante, ogni tanto qualcuno ha bisogno di relazioni di problemi sanitari, eppure è andato al ristorante, lo avvelenano certe volte, ma mica tu non vai più al ristorante. Allora, i nostri sistemi sociali e culturali hanno due vie, o si reggono sulla razionalità più estrema e quindi sulla in camera operatoria, come cosa si fa? Si fa cioè si sterilizza l'ambiente, no? Cioè, o si vive in una sala sterile, quindi in un mondo che ci immunizza, nel quale però poi noi comunque incontriamo l'altro, al quale abbiamo fatto, che so, anche a lui un bagno di immunizzazione. Cioè, qui si incrociano, si toccano con mano due principi fondamentali, concetto di fiducia e concetto di rischio. L'altro è sempre qualcuno che non è noi, ma se noi dovessimo, incontrando l'altro, porci come primo impatto i suoi problemi, i problemi che può crearci, noi passiamo dall'altra parte del marciapiede. Bene, le problematiche sono giuste, sacrosante, le si affrontano nel momento in cui però ci sono. Se noi le affrontiamo per normalizzarle e per renderle legittimamente valide per il nostro agire quotidiano, creiamo un corpus giuridico di norme che dalla mattina, quando mettiamo i piedi per terra e ci dimentichiamo di fare la croce e di uscire da casa, noi abbiamo di fronte i problemi, non abbiamo più il mondo. Allora, ben vengano le problematiche, se ci sono, ma le problematiche si risolvono. Naturalmente ci può essere un incidente, lui viene a pitturarti una finestra, non dico che te la rovina, perché però potrebbe pure rovinartela. Come si può? Allora, che si può? Bisogna creare un sistema di assicurazione. Facciamo l'iscrizione alla Camera di Commercio. No, si chiama qualcun altro della Banca del Tempo. Allora. Affinché lo scambio avvenga,
deve crearsi un clima di fiducia e magari si può creare anche in un momento in cui si comincia ad intessere una convivialità, e la convivialità può essere anche per portare degli esempi di ciò che si sa fare. Supponiamo che lei prepari un dolce, va bene? E gli può venire bene come normalmente gli viene bene, ma può anche in quel momento scambiare lo zucchero con il sale. È un incidente di percorso. Naturalmente lei deve stare attenta. Ma come fai ad ovviare se alla fine succede? Ecco, sono problematiche che raramente avvengono. Però se avvengono bisogna prenderle anche con lo spirito con cui ci si è messi insieme, cioè quello di conoscersi. E fidandosi anche della persona che si ha di fronte. Perché io non assaggerei mai un dolce di una persona che al posto dello zucchero ha messo il sale, se fossi premunito. E vabbè, ma in questo modo io non vivrei più. Cioè non avrei fiducia neanche di mia madre, non avrei fiducia di nessuno, perché chiunque poi può svolgere. Quindi la problematica può essere incidentale, ma può essere anche risolta o intravista come un'eccezionalità, ma non possiamo normalizzare. Però ci vuole una base, ci vuole sempre alla base che uno offra quello che sa fare meglio. Certo. Perché dire io faccio questo, sono disposto a fare questo, come buona volontà, ma non ne ho la competenza specifica, ma ci vuole competenza specifica, è fuorviante altrimenti, perché può succedere che si creano dei disastri. Sì. Come un altro aspetto da tenere presente, che nel momento in cui si fanno lavori particolarmente tecnici, parlo dell'elettricista piuttosto di quello dell'idraulico, se poi succede qualche guaio nel senso di quello che si va a fare, o guaio per quello che può capitare, che so, ha un incidente, chi viene a fare quel lavoro, come si pone il problema? Allora, questa è una problematica che è stata affrontata in tante banche del tempo, come le si è affrontata anche nelle associazioni di volontariato. Anche i volontari che vanno a fare i volontari sono coperti da assicurazione. Ci sono delle assicurazioni apposite. Hanno una franchigia e un costo minimo. Non può esistere per legge un volontario che fa una qualsiasi attività di volontariato che non sia coperto da assicurazione. Questo è per legge. Che quello si faccia o non lo si faccia, questo è un altro discorso. Quindi le banche del tempo all'epoca si posero il problema e io ricordo che si presero dei contatti con delle compagnie di assicurazione che formarono dei pacchetti, dei piccoli pacchetti di assicurazioni tipo come quelle del volontariato, alla quale il gruppo, l'associazione Banca del Tempo, aderiva. Qui però noi dobbiamo aprire una parentesi, lì c'è un costo, poco 50 euro l'anno costa. E allora il gruppo, se deve partire da zero e dire noi non dobbiamo utilizzare il denaro in nessun modo, fa una scelta quindi propria, personale, se deve o se prevede che ci siano delle spese in denaro, naturalmente deve cominciare a interessarsi anche a come costituire un fondo cassa per eventuali esigenze. Quindi se il gruppo, l'associazione, perché purtroppo poi bisognerà pure riunirsi in associazione, perché la legge italiana, il codice civile, l'articolo 34 e 35, il codice e l'articolo 17 della Costituzione, danno libertà di associazione, purché non sia contro le leggi e contro che non sia un'associazione a delinquere. Va bene? Hanno bisogno di strumenti essenziali, uno statuto, un gruppo di amministrazione, un responsabile. Cioè questo per il codice civile, cioè per lo Stato, perché purtroppo si vive in uno Stato. Bene. In questa quindi architettura istituzionale, amministrativa, di cui per esempio può farsi carico un paio di persone per venire incontro a queste cose, può essere anche intravista la registrazione a tutti gli effetti dell'associazione all'ufficio del registro, come invece può essere, la stessa Costituzione lascia invariata la scelta, può essere un'associazione di fatto, cioè con uno statuto non registrato. Può
o ci può essere addirittura anche la registrazione al registro regionale. Queste cose sono, costano, hanno bisogno di, cioè io non le affronto perché appartengono alla scelta individuale. Tra queste spese ci potrebbe essere, nel momento in cui l'associazione, il gruppo Banca del Tempo parte, quindi ha una cinquantina di aderenti e ha capito come funziona il meccanismo, anche la questione assicurazione. Ci si no. Mentre c'è la responsabilità del presidente. Sì, sì. Allora, per quanto riguarda la legge, per esempio, regionale, non parla che le banche del tempo abbiano un'assicurazione, mentre la legge nazionale sul volontariato e le leggi regionali a cui si sono parlano che c'è obbligo. Vabbè, ma al di là dell'obbligo imposto dalla legge, a quel punto se c'è un'associazione anche di fatto, c'è un rappresentante, certo. Il rappresentante è responsabile, certo, civilmente toto sì. Di quello che succede, quindi se certo. C'è un incidente a casa di Miriam, allora, perché questo... fa l'impianto elettrico e un ragazzo muore, perché vuole, cioè, bene, sì. Siamo nel mondo, allora, teniamo presente, l'associazione che è responsabile civilmente, esatto. Penalmente di quello sì. Accaduto, quindi allora. Lui è andato su un mandato all'associazione e... cioè, ci sarà un presidente, un direttivo che vanno quasi in galera. Beh, no, allora cerchiamo di prendere le cose nella. Hanno delle responsabilità. Sì, no? Prendiamo le cose con la giusta misura, però. Sì. Fino ad oggi, a mia memoria, non è che abbiano siano successe tra le banche del tempo in Italia problematiche di ampia portata, perché si è cercato anche di mantenere i limiti, no? Nei limiti. Le attività di aiuto, cioè lo scambio, le attività di... Naturalmente se il discorso si diventa più complesso e quindi si amplia, bisogna star dietro a ciò che le norme eventualmente ci propongono o ci impongono. Allora, il discorso assicurazione è un discorso da prendere nella debita considerazione in un momento in cui si solidifica, diciamo, l'impianto, no? Degli aderenti, cioè si comincia a vedere che effettivamente, come qualsiasi altra problematica, però se partiamo dai problemi possiamo anche chiuderlo qui il discorso, eh? Cioè c'è una cosa, un conto che facciamo il giochino con un conto che facciamo il giochino che ci scambiamo tutti poi ci deve essere cose. un periodo di conto se facciamo un'associazione a quel punto bisogna, cioè ci sono dei ruoli e giustamente bisogna assicurare, fate in modo che le cose vengano fatte per bene, nient'altro. Ecco perché sono cose che si parte, c'è l'input e poi si vede che cosa succede. Magari qui a Castellana ci potrebbero non essere certe problematiche, se vai a Roma ci possono essere. È il gruppo che sta lì, cioè dall'idea a passare alla pratica è anche complicato. Ci possono essere delle problematiche che non si riescono a risolvere, allora si chiede ad un esperto, si chiede. Sì. Cioè, il problema però non deve essere il macigno che sta davanti alla porta, altrimenti noi. Non riusciamo. Con le cose più semplici, poi mano a mano esatto. Si cerca di rendere. Però ecco, noi in questa fase non possiamo affrontare le problematiche. Mi spiego? Cioè. In questa fase noi dobbiamo affrontare lo schema di come si comincia. Poi una volta che si comincia c'è un periodo di rodaggio, ecco io vi ho parlato per questo, dai 3 ai 6 mesi, durante i quali bisogna cercare di inglobare o di immettere nel discorso comune anche le varie problematiche che ci possono essere. Va bene? Naturalmente bisogna prenderle con una filosofia propositiva e positiva, cioè se le si comincia a vedere in maniera oscura non si avanza. Allora, i passaggi sono tanti, che vanno dalla proposta dell'idea alla pratica di gioco, e ci fermiamo qui, perché no, non possiamo andare oltre, perché noi, questo non è un gruppo che è stato invitato per fare una banca del tempo. Questo è un gruppo che è stato invitato per ascoltare l'idea della Banca del Tempo, a capirne i meccanismi, quelli semplici,
e poi eventualmente a capire se ci sono dei problemi o meno. Cosa diversa invece se tu abiti a Castellana? Sì. Domani mattina nel tuo rione riunisci 10 amici e dici: oh, ho sentito parlare di questo, vi interesserebbe questo discorso? Vi mettete insieme, cominciate a ragionarci su, vi cominciate a documentare, il meccanismo lo hai più o meno intrapreso, hai gli strumenti essenziali e cominci ad affrontare le problematiche che il gruppo comincia a porre. Magari le poni tu, le pone un altro ti propone... No, ma era più per capire se, siccome ci sono state tante esperienze in Italia, capire quali sono state, come sono stati superati questi problemi, perché poi la necessità, specialmente in un contesto del genere, è molto legata al contesto agricolo, quindi si va a inserire... Lì la problematica è diversa, l'ho già detto. Dall'assicurazione il problema lì è diverso, quindi... lì il problema dovrà essere sapere individuare uno spunto normativo che ti permetta di fare, o se non c'è lo spunto normativo a proporlo perché avvenga. Beh, lì siamo nell'ambito della ricerca, e l'azione che supporta la ricerca deve essere pilotata affinché in parole semplici, se noi pionieri, precursori di sistemi di scambio e banche del tempo in Italia negli anni 95, 96, 97, 98 non avessimo rischiato sulla nostra pelle di vederci individuare come dei fuori legge, anzi dei senza legge, noi non avremmo avuto la legge 53, l'articolo 27 che parla di banche del tempo, e dopo a distanza di anni il decreto legislativo 151, quello che prevede tutte le attività a pari opportunità, tra cui c'è anche un'idea di tempo, non ci sarebbe stata una legge regionale che individua i comuni e le province come soggetti propulsori. Se ve l'andate a leggere, la legge regionale del 2007 individua i comuni e le province che debbano essere propulsori di protocolli d'intesa con i cittadini perché facciano nascere le banche del tempo. Naturalmente cerca di istituzionalizzarle, ben venga, ma se non ci fossimo stati noi a porre il problema e a dire all'epoca: noi vogliamo fare questo, noi stiamo facendo questo, e chiedere che la nostra azione si distinguesse da quella dello spazio pubblico e quella dello spazio privato, ma di uno spazio comune, e penso che tutto questo non ci sarebbe stato. Quindi è un lavoro che va di pari, però ecco, di queste argomentazioni non si può sovraccaricare il gruppo nel suo insieme. No, questo no, però nel momento in cui uno comincia a sviluppare le idee, ci voglio fare, è chiaro che queste considerazioni... È chiaro che adesso questo è un discorso soltanto a livello culturale, no. Direi quasi di semina quello che le vuol fare. Non posso fare altro. Sì, però nel momento in cui uno raccoglie queste idee e dice: io lo voglio sviluppare, è chiaro che queste considerazioni le deve fare, perché certo, sono importanti. Per tornare al discorso di prima, ecco perché è importante che uno, quando dice io metto a disposizione queste mie potenzialità, sia una potenzialità reale, sia capace di farle. A maggior ragione se queste potenzialità o queste disponibilità sono di natura prettamente tecnica, perché se succede un incidente elettrico, allora il magistrato chiede a me scusi, perché lei ha affidato un lavoro elettrico a uno che non è un elettricista, che non è elettricista, e sono guai. Se ho capito, allora il problema è, se lei dovesse risolverlo questo problema, come lo risolverebbe? Io non lo risolvo, chiedo a lei questo io. Allora io potrei seguire due strade. No, facci venire. Se mi viene un aiuto, io vado a fare aiuto per, che so, lavori di potatura in un ulivo secolare, cado da un albero o cade qualcuno da un albero e sta male, va in ospedale, in pronto soccorso, la prima cosa che chiedono è dove lavorava e perché. L'INAIL gli chiede: ma che assicurazione c'ha? Certo. Lei è stato dichiarato. Quindi sono tutte problematiche che nascono e possono nascere ogni giorno, in qualsiasi momento. Può darsi che non nascono mai, però può darsi che nascono. Certo. Allora, come si risolve il problema? Io potrei risolverlo in due modi. Potrei risolverlo in maniera razionale,
facendo fare eventualmente un atto notorio sull'attività che uno svolge, se la sa fare o non la sa fare, quindi per avere la certezza che lui la sappia fare, ma non mi sembra il caso. Come potrei invece ovviare per momentaneamente vedere di far capire la problematica a tutti ed eventualmente sopperire a qualche danno con un'assicurazione. Per quanto riguarda lavori invece che possano incidere, e lo dicevo in anteprima quando parlavo, nell'ambito di attività, di implementazioni dell'idea della banca del tempo, in lavori che possano essere legati ad un'attività professionale, lì il discorso è molto più complesso. Cioè lì il discorso giustamente deve essere rapportato tanto all'entità, intanto alla difficoltà. Però ecco, io le faccio un esempio di quello che avviene nei normali rapporti di lavoro, no? Fino a qualche anno fa, uno per assumere una persona doveva seguire il canale preferenziale anche a livello occasionale, anche per una giornata, anche per pulire il proprio giardino o per potare gli alberi della propria villetta. Doveva andare dal commercialista, dal consulente del lavoro, fare l'assunzione. Alla fine però si è capito, almeno chi sta a monte, ha capito che questo sistema, cioè per una giornata di lavoro o per 3-4 ore di lavoro, e tutto questo ambaradan di carte contro carte, eccetera, era complicato per l'utente. E hanno scovato i buoni lavoro, i voucher cosiddetti, no? Il voucher è un sistema misto, molto semplice da utilizzare, che lo si compra, copre da assicurazione la persona. Allora, se io devo venire a fare un servizio per lei, per il quale può essere, che so, tenere compagnia ad una persona anziana che in quel momento, diciamo, tutto sommato, dovrei cadere sulla porta di casa, rompermi la testa e poi chiederle i danni, insomma, siamo nell'assurdo. Però se io devo venire a fare un lavoro per lei di piccola entità e ritengo che quella attività possa creare delle problematiche di carattere infortunistico, due sono le cose: o non la faccio oppure utilizzo dei sistemi misti. Cioè un sistema misto potrebbe essere utilizzare l'aderente alla banca del tempo per trovare la sua disponibilità e al limite poi gli stacco il voucher e sto a posto, non ho neanche più bisogno dell'assicurazione. E vabbè, però qui io devo andare a... Però il voucher alla fine la parte assicurativa la si perde, no? Quindi io utilizzo il voucher come parte assicurativa. La parte remunerativa, che non è un obbligo in una banca del tempo, può essere restituita. Cioè, oggi che c'è il voucher possiamo fare questo discorso. Mi spiego? Ma prima che non c'erano i voucher era veramente problematica la questione. Distingue quello che è la componente di disobbedienza civile in queste azioni e quella che è poi il banditismo, cioè far lavorare qualcuno sopra un albero senza assicurazione. Non c'è nessuna... Io posso cercare la formula per andare a fare disobbedienza civile. Allora, se l'assicurazione... Ed evitare l'uso di moneta, ma io devo garantire delle condizioni... No, ma non si tratta neanche di disobbedienza civile. Non si tratta di disobbedienza civile. Cioè, si tratta di un accordo che c'è tra le parti. Cioè, se l'assicurazione non ti dà le garanzie, cioè un'assicurazione di questo genere può costare dai 40 ai 50 euro, se ti copre l'infortunio, magari con una franchigia, che può essere di 100 euro, se te lo copre perché devi intervenire con un altro strumento? Però è un costo, il gruppo deve scegliere se c'è un costo. Certo. Deve comprendere un po' tutto, io dubbi che sia. Allora, guardate, noi su questa tematica. Che può essere per incidente agricolo. Sì, guardate, su questa tematica mi portate su un terreno sul quale noi domani mattina staremo al punto di partenza. Posso dire solo una cosina? Sì. Penso che si parta sempre dalla buona fede. E in buona fede, se io vado a tagliare un albero a casa di Patrizia,
È come se stessi tagliando un albero a casa mia. Allora, se cado a casa mia, ho tutto il diritto di cadere e di non dover pagare nessuna assicurazione. Nel momento in cui cado a casa di Patrizia, è come se fossi a casa mia. E no, e... a casa sua si vede, cioè scusami, tu sì, ma per la legge no, si succede. Se non succede niente va tutto bene, cioè se non succede niente va tutto bene, ma se succede qualcosa in casa mia, a te, io posso dire tu sei venuto volontariamente, mi hai dato una mano, ma per la legge questo non... non va bene. Però ecco, teniamoci ecco, al momento, cioè noi non possiamo affrontare queste tematiche in questa fase, va bene? Se voi volete, noi le possiamo affrontare. Quando costituirete in un quartiere, in un paese lì, una banca del tempo, dove avete cominciato a giocare all'inizio, a sperimentare, come lo faremo adesso, e vi renderete conto che è qualcosa che vi conviene sotto l'aspetto sociale, culturale ed economico, allora tutte le problematiche, i se, alla fine diventa una montagna di se, si possono superare, ci sono i sistemi per superarli. Qua già siamo diverse aziende agricole che siamo pronti. Quello è un problema suo, dovrà affrontarlo lì. Io posso dargli una mia consulenza riguardo all'attività che faccio in parallelo per vivere, cioè quella della giurisdizione del lavoro, per cercare di vedere se si riesce a collimare, ma no, non è un discorso che io posso affrontare, certo, in questa fase. Cioè se è venuto qualcuno che vi ha detto come impiantare una pala eolica, giusto, vi avrà fatto l'esempio, vi avrà portato il modellino, vi ha fatto l'idea, ma se quel terreno è vincolato, ha un problema di carattere geologico, mica lo può affrontare, certo, nella sede seminariale, mi spiego. Vi può dire la pala eolica si fa in questo modo, si costruisce così, si mette qui, si fa quest'altro, ci si procura questa autorizzazione, come tutto. Allora, una banca del tempo invece è qualche cosa di... Intanto c'è una norma a cui fare riferimento, punto, un numero uno. Secondo, le esigenze possono essere tante, le difficoltà possono essere tante, ma se non si ricomincia a partire dagli schemi semplici e ci si opprime dalle problematiche che sono tantissime, queste sono le problematiche giuste che sono rappresentate dall'esterno, cioè dal mondo in cui viviamo. Quando dovrete cominciare a fare i conti con le problematiche interne, non pensate che siano, che si sia immuni dalle problematiche interne, perché ognuno porta se stesso in un gruppo e ad andarlo a farlo, diciamo, ad inglobarlo nello stesso tempo, a lasciargli anche, cioè è anche lì molto complicato, ma lì poi alla fine le problematiche sono di un altro genere, non le possiamo affrontare in questa fase. Se uno entra in una banca del tempo e ha delle manie, quelle si vedono oppure si affrontano, si risolvono. Cioè, noi in questa fase non possiamo fare altro che sperimentare lo strumento, la prima fase, va bene? Altrimenti ci perdiamo. Fatto il bollettino cerco trova, per esempio, ha messo i nomi di tutti voi e con le offerte e le richieste. Questo andrebbe fatto circolare, cioè dovrebbe essere fatta una copia distribuita a ciascuno. Allora, potrebbe esserci qualcuno che dice no, io non sono d'accordo che lui sappia le cose sue, cioè, abbiamo detto che sono nome, cognome, numero di telefono, e le offerte e le richieste, non parte la banca del tempo. Se uno non accetta il gioco, se deve giocare a campana e non vuole lanciare il sasso e fare il saltello, non gioca a campana, va a giocare a nascondino. Se uno non vuole giocare a nascondino perché ha paura di non vedere gli altri che si nascondono e poi non trovarli più, trova un altro gioco. Insomma, questo gioco prevede, impropriamente chiamato così, prevede che ognuno partecipi le sue competenze e conoscenze nei confronti dell'altro e anche i suoi bisogni. Se a uno non interessa non lo fa, mi spiego? Quindi il bollettino cerca trova, la raccolta che si può ingrandire, può arricchirsi, può essere
e diciamo portato anche all'esterno per far capire ad altri che possono aderire o meno, proprio perché si dovrebbe anche andare alla ricerca di persone che entrino nel senso, più entrano più ricchezza e di competenza si porta. Poi su come la portano, su come la portano, quelle sono le problematiche, quelle le studia il gruppo. Magari ci può essere due o tre persone che vogliono sapere effettivamente se quello lì con i capelli un po' arruffati sa fare l'elettricista o meno. Magari, no? Gli si dice, ma se tu metti mano all'impianto mica fai saltare il contatore. E così via, insomma, si comincia a piccoli passi, cioè si comincia a conoscersi, si comincia a parlare. Le problematiche grosse si affrontano in fasi avanzate. Ecco, noi adesso, dimmi, noi adesso dovremo sperimentare lo scambio alla contabilità e poi abbiamo finito. Poi non è che vi abbandono, e poi dopo sta a voi prendere in mano il, come si dice, cioè, il testimone, perché io non posso farlo. Cioè, se io abitassi qui e dovessi implementarlo e quindi stare qua, avrei bisogno di 3 mesi di contatto per cercare di organizzare il gruppo di amministrazione, il gruppo, quello che fa i colloqui iniziali, magari quello che organizza la festa, quello che si interessa della serie, quello di far giocare per vedere come funziona. C'è tutta questa buona volontà. Ecco, è il gruppo che deve farlo. Se dovessi farlo io, sarei uno che viene pagato dalla regione per dire vai a fare questo. Se mi pagano vengo a farlo, ma non sarebbe più un'attività di tipo divulgativo, che è quella alla quale io mi fermo per quello che mi compete. Diventerei, cioè, sarebbe un'altra figura la mia, mi spiego. Siccome io ho piacere invece che sia il gruppo autonomamente a trovarsi le sue regole, ad affrontare i suoi problemi, a crearsi le prerogative per funzionare, perché ritengo che ci siamo lasciati un po' troppo occupare dalla soluzione dei problemi da parte degli altri, anzi spesso e volentieri non li affrontiamo proprio e diciamo il comune deve risolvermi questo problema. Lei, se avrà un problema con la sua azienda e troverà dei problemi, intanto li deve sviscerare questi problemi, deve evidenziare, metterli in campo, trovare le risorse, le forze per risolverli e poi eventualmente stimolare alla soluzione chi di dovere. Questa è un'abitudine che a noi manca, è una banca del tempo, si affronta problematiche di questo genere, non la si forma dall'oggi al domani, si forma in un processo, tanto si comincia a vedere che noi siamo riusciti a mettere insieme 10 persone. Voi pensate che vi sarà facile uscendo da qui nella vostra realtà piccola sociale del proprio quartiere, delle proprie amicizie, riunirvi 4-5 volte per discutere di come fare banca del tempo? Riuscirete a farlo questo se siete animati dall'idea, se vi piace? Mi spiego? Io ve lo dico molto francamente, al 90% non ci riuscirete, perché non ci sono riuscite centinaia e centinaia di persone, però qualcuna ci è riuscita, eppure c'è stata l'idea, però ce l'ha fatta, per un periodo di tempo più o meno lungo. È l'ignoto è quello che... Non è una certezza, non è la paraeolica, che l'autorizzazione nasce. Qui nascono le relazioni sociali, nuove relazioni sociali, con tutte le problematiche giuste. Siamo in grado di affrontare questa innovazione che dovrebbe riprendere quello che l'assessore diceva, il vecchio spirito di amicizia, del vicinato, e trasportarlo in questa nostra società complicata? E io purtroppo non vi posso dire sì, dipende da voi. E dicevi? No, in realtà ha già chiesto lei, era, sì, forse non puntare troppo al discorso dell'elettricista che fa il danno, perché alla fase, fine... Sì, perché alla fine, così come per dire prima ha detto per esempio al signore che fa il medico, lasci stare da parte la professione per hobby, cose più leggere, le orecchiette piuttosto, così magari anche si può dire lo stesso sull'elettricista. Si comincia a socializzare. Sì, sì. Per sì. Cominciare, ecco, la prima fase, il primo approccio è quello. Creare amicizia. Cioè, esattamente, voglio dire, forse l'idea è proprio di qualcosa di più. Altrimenti serio. Bisogna seguire lo schema di Roma, fare un progetto qui al Comune di Castellana, farsi dare un funzionario in prestito
chiamare un vigile, prendere le carte d'identità e farsi fare gli atti notori su quello che... Cioè, volete fare? Io non dico di no. È un modello. Ok, ok. Chiaro. Però, siccome io prediligo che il progetto sia sociale, cioè che sia un progetto che nasce dalla società, che nasce dal gruppo, che nasce dalla comunità, perché non agisce in uno spazio pubblico o privato. Le amicizie sono spazi comuni, specialmente le amicizie multiple. Questo non significa che poi, cioè significa anche che si diventa amici poi, perché se si ha bisogno di amicizie, perché se non si ha bisogno di amicizie si sta a casa propria. Adesso ci sono anche le amicizie artificiali, no? O no? C'è ancora chi è un romantico e va alla ricerca delle amicizie classiche, normali. Va bene? Allora, visto che abbiamo fatto una sommatoria, più o meno parziale, ma di tutti, se riusciamo a trovare, voi ve li ricordate, no? Facciamo un esempio veloce di scambio. Per esempio, chi era che chiedeva pitturazione in casa? Chi c'era che aveva bisogno di... No, qualcosa che si era incrociato? Vabbè, il dog sitter era molto... Poi con i gatti... Allora, chi era che chiedeva lingua inglese? Chi era? Tu? Di lingua francese? Chi era che... Io inglese. Chi dava lingua francese? Io. Ecco, lei. Va bene? Allora... Tu naturalmente, in generale, chi ha bisogno chiede, no? Quindi tu hai il bollettino, lo giri e tu ti chiami? Maria. Vabbè, chiedeva, dava lingua francese. Tu le telefoni e dici, quanto ci possiamo mettere d'accordo per 10 lezioni di un'ora di lingua francese? E vi mettete d'accordo, quindi lo scambio può cominciare. Nel momento in cui... Nel momento in cui lei ti dà un'ora di lezione di lingua francese, naturalmente deve rimanere traccia, no? Supponiamo che lei è il contabile di questa banca del tempo. Lei ha fatto la redattrice del bollettino, quindi vi ha fornito, ha accumulato tutte le vostre offerte richieste, vi ha dato una copia per tutti. Lei invece è la contabile, cioè lei è quella che deve tenere la contabilità. Si è preparata dei piccoli facsimile di tipo assegno, io lo chiamo attestazione di scambio, che è composto da 3 tagliandi. Supponiamo che tu sei andato a casa, ti ha dato la lezione dalle ore 16 alle ore 17 e quando hai finito dovresti compilare questo in 3 copie, va bene? Metterci, magari io vi do uno ciascuno, così voi seguite l'idea di quello che stiamo, di come stiamo parlando. Intanto dovrebbero bastare. Naturalmente voi avete dato un nome a questa banca del tempo, no? L'avete chiamata, che ne so, un nome simbolico, qualcosa di tipo... Agroecologia. Il socio sopra è la persona che dà, cioè che ha chiesto, cioè tu in questo caso hai ricevuto da Maria un'ora di lezione di... Quindi intesti sopra, con il tuo nome e cognome, comincia a farlo così. Poggiati su qualcosa. Hai da poggiare qualcosa? Quindi sulle 3, sulla prima parte si mette il nome della persona che ha ricevuto lo scambio. Il numero di iscrizione, magari tu sei il socio numero 15.
ricevo un numero di ore, per esempio, è stata una, no? Una, su tutti e tre i tagliandi, per, metti la causale, lezione di francese, dal socio Maria, che ha anche lei un numero di iscrizione, sarà il numero 3, la firmi sotto e ci metti la data. Cioè è come se tu stessi staccando un assegno per una prestazione ricevuta, solo che non corrisponde ad un conto in banca. Questo è nelle tue disponibilità, cioè tu puoi disporre del suo tempo, perché lei è d'accordo. L'hai compilato in tutte e tre le parti? Dopodiché dove vanno queste tre parti? Andiamo nei vari passaggi. Dividilo, taglialo in tre parti, perché sotto dice copia per il ricevente, copia del donante. Anche se c'è un errore, comunque, diciamo che una copia per te, una copia per lei e una copia, questa è importante, per la banca del tempo. Sì, copia del ricevente, cioè tu che hai ricevuto, esatto, adesso stavo un po' confuso. Una per il donante e una per la banca del tempo. Consegni alla segreteria contabile la prestazione di un'ora e una all'interessata. Finita la lezione. Quindi, questo permette a te ad avere la tua contabilità, a lei ad avere la sua contabilità, a lei a portare la contabilità. Come porta lei la contabilità? Se mi stacchi un foglio bianco, ci dovrebbe essere in sostanza uno schema a partita doppia. Allora, lei dovrebbe compilare una scheda individuale per ciascuno di voi. La tua scheda è, tu e ti chiami, ha detto? Francesco. Francesco. Lei invece è Maria. Ci sono due schede contabili, poi c'è l'esempio sulla slide, è riportata una per uno per l'altro. Tu hai chiesto un'ora, quindi tu ti trovi in debito di un'ora, quindi sei a meno uno. Lei invece è a più uno. Quindi la situazione contabile in questo momento è pari. Quindi lei non deve fare altro che contabilizzare in banca, nella segreteria di contabile, la vostra posizione. Naturalmente, questo è un esempio. Immaginiamoci che 10 di voi comincino a scambiare. La somma deve dare sempre lo stesso risultato, dei segni più, dei segni meno. E il lavoro che ha fatto lei di compilazione di segreteria del bollettino, cioè tra virgolette è un lavoro, cioè, ma è un'attività anche che ha fatto. Lo fa a livello di volontariato? No. Il suo lavoro di contabile lo fa a livello di volontariato? No. Perché tutto deve ruotare intorno al sistema. Come si fa? Chi ce le dà queste ore? È semplice. Siccome un gruppo, ognuno di voi aderisce liberamente e ha liberamente, può tranquillamente dare un'ora del suo tempo, un'ora di iscrizione. Un'ora di iscrizione significa che tutti partite con meno uno. Va bene? Quindi, no, tutti, anche lei. Allora, ci deve essere qualcuno che è, diciamo, fittizio, che incamera tutte queste ore di tempo, no? Può essere la banca del tempo come socio numero zero, cioè banca del tempo agroecologica. Che non è nessuno, non è una persona fisica, è il contenitore, è l'emblema del gruppo,
e chi riesce a fare, a stare insieme il gruppo. Quindi la banca del tempo agroecologica parte, se siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, parte con più 14 ore, cioè è già ricca, ha già 14 ore ricevute, tanto voi siete tutti a meno 1, ma non avete perso niente, cioè avete dato un'ora del vostro tempo, perché la banca del tempo gestisca, quindi la vostra contabilità non parte da 0, parte da meno 1. Non state mettendo mano al portafoglio. Questo vi fa capire che siete padroni del vostro tempo. Cioè voi potete donarne una, due, tre, quattro ore, se ci sarà necessità. Tanto non ci rimettete. Quindi, diciamo, la banca del tempo X ha più 14. Lei, che ha fatto il lavoro di contabilità e ha impiegato un'ora, riceve dalla banca del tempo, diciamo, sottoscritta dal presidente, dal coordinatore, diciamo da una persona che rappresenta, riceve un assegno di un'ora per la sua attività. Quindi lei passa dal meno uno, che era quella di partenza, a zero. La banca del tempo da più 14 passa a più 13, perché ha perso un'ora di questa. Lo stesso fa per lei, che fa il lavoro di segreteria amministrativa, ha perso due ore per fare gli assegni, riceve due ore, la banca del tempo che era a 13 va a 11 e lei passa da meno 1 a più 1. Lo stesso succede con gli scambi si compensano tra di loro e quindi la vita continua in uno scambio senza l'utilizzo di niente. Poi succede che bisogna fare la riunione, chi la organizza? La riunione per esempio ogni 15 giorni. La si organizza a casa di lei, lei impiega il suo tempo per organizzarla, per mettervi a vostro agio, eccetera, può essere remunerata, tra virgolette, da un, e il sistema comincia a girare in questo modo, cioè anche producendo su se stessi. Tanto alla fine è qualcosa che rimane nel gruppo. Cosa succede se qualcuno ad un certo momento se ne va via? Allora dice, per tanti motivi può succedere, no? Giustamente dice, lei è a più 10, se ne va è a più, a chi vanno quelle 10 ore? Vanno alla banca. E se era a meno 10, il gioco dice che vanno alla banca. Quindi la banca da più 11 va a meno 1, a più 1. Se invece stava a più e lei per un motivo, un trasferimento, una borsa di studio all'estero, cambia città, motivi che possono essere tantissimi, non dico quelli più brutti, diciamo i motivi più normali che ci possono essere. Ecco, questo significa socializzare le perdite e gli incrementi, cioè tutto rimane nel giro economico della banca. Poi c'è un ultimo esempio che vi posso fare e poi chiudiamo. Supponiamo che ci sia qualcuno che sa suonare la chitarra. E tu avevi chiesto una lezione di chitarra, però potrebbe esserci per esempio anche lui che vuole imparare la chitarra, anche lei, 4 o 5 persone. Dice, ma già che il gruppo, io so suonare la chitarra, senza farne una per ciascuno, perché può succedere che questa persona dà un'ora del suo tempo, la dà a 5 persone, altrimenti dovrebbe farla e quindi perdere 5 ore, no, per fare le stesse cose. Si organizza il gruppo un piccolo corso, però cosa succede? Chi lo organizza? Ci sarà qualcuno che si prende quell'incarico, può essere anche il coordinatore della banca del tempo, può essere la segretaria, può essere chiunque, per esempio organizzi dei piccoli corsi che possono essere di pasticceria, possono essere di musica, possono essere di creta, quello che si vuole. Se la persona che dà la lezione, chiamiamola così, di chitarra, a 5 persone, quell'ora lui non può riceverne 5. È normale, perché lui sempre un'ora sta facendo, le altre stanno usufruendo di un'ora, però la stanno usufruendo individualmente. Lui ne dovrebbe ricevere solo una di ora, le altre 4 vanno alla banca. Con queste ore che accumula la banca si crea un capitale relazionale solido di tempo
con cui la Banca del Tempo può eventualmente incrementare le sue attività sociali e solidali. Per esempio, se qualcuno ha bisogno di 5 ore di tempo per organizzare una gita o una visita guidata alle grotte di Castellana, quindi deve organizzare, prendere contatti, fare i biglietti, invitare le persone a mettersi d'accordo con il pulmino da una parte o dall'altra, impiega 4-5 ore, ecco, la Banca del Tempo può dargli l'incarico, se lui è disponibile, convoca, fa il bando, cioè fa la partecipazione, e quindi la Banca del Tempo da sé può scambiare anche, pur essendo un'entità fittizia, anche con un socio stesso. Ecco, queste dinamiche di scambio sono simpatiche da sperimentare, cioè da portare avanti, da vedere come funziona. Alla fine uno fa la riflessione e dice: ma tutte queste attività da che cosa provengono? Noi non abbiamo messo una lira. Ecco, è su questo che bisognerebbe concentrarsi. Quante cose si possono fare? E più aumenta il conto della banca, più significa che ci sono soci che si iscrivono, più ci sono azioni multiple che si danno, meno soci ci sono che se ne vanno e che quindi la vanno a fare eventualmente in perdita, e il parametro può essere anche contabilizzato e vedere nel periodo medio, breve o medio tempo, cosa si riesce a combinare, senza spendere una lira. Funziona in questo modo. Le problematiche sono problematiche di carattere successivo, quelle non le possiamo affrontare qui, e quindi eventualmente ognuno di voi con il proprio gruppo le potrà affrontare. Prego. Che ora è? Si cerca comunque di portare il conto individuale a pareggio? Sempre. L'obbligo è quello. Naturalmente non può essere un obbligo capestro, però si può mettere una regola nel regolamento. Quando si stila uno statuto e poi si fa un regolamento, si può dire: tutti gli aderenti hanno l'obbligo di andare in pareggio, gli aderenti che sono in meno, ma anche gli aderenti che sono in più a chiedere, altrimenti sono quelli che godono ad avere un conto florido che poi è nulla. Tutti gli aderenti possono portare in pareggio o vicino allo zero il proprio conto nel giro di 3 mesi, di 6 mesi, cioè, sono regolamenti che... Ecco, per non cercare di creare sforamenti né nel più né nel meno, e quindi vivacizzare. Magari, ecco, un'altra persona del gruppo, naturalmente condivisa, no? Che può essere anche lo stesso contabile, che ha la visibilità dei conti, che comunque possono tranquillamente essere anche esposti, non c'è niente di strano che tutti conoscano anche le contabilità degli altri, e magari intervenire nei suoi confronti, che si è indebitato di 10 ore nei suoi confronti per queste lezioni, poi non gli entrava in testa la regola del partitivo, ha dovuto fare 3 lezioni aggiuntive, quindi si è indebitato almeno 13 ore, dice: mo come rientro? Dai, cerchiamo di aiutarlo. Ma cosa sai fare? Dai, vieni a pulirmi il giardino almeno 2 ore, visto che lei ne ha in più, perché è riuscita a dare in 3 settimane ha avuto 6 ore di contabilità, ti aiuta. Ecco, questo in sostanza dovrebbe essere il gioco che avviene nella... Quindi diciamo che ci potrebbe essere anche un facilitatore, certo, che se vede che tutti, uno sta andando troppo, può dire: guarda, magari le tue competenze, certo, sono scritte, però a raccogliere 2 carte da terra sarei pure bravo. Allora, chiunque, delle competenze, diciamo, chiunque ha un ruolo, chiunque ha un ruolo individuale, condiviso e scelto, ma ciò non significa, come in un sistema diciamo sociale complesso, che chiunque possa prendere l'iniziativa. Allora, a volte succede che nei condomini si litigano, o si litiga, si chiama il capocondomino fa il suo mestiere, stira i verbali, manda le lettere, fa le raccomandate, poi si riuniscono, litigano da capo, se ne vanno, avvocato, poi si va alla... Allora, in un sistema sociale di tipo privato pubblico, le patologie sociali di questo genere le affronta diciamo il legale, va bene?
l'armamentario europeo. Nelle amicizie spesso invece chi interviene è una capacità, a chi ha buon senso, il mediatore, quello che con uno sguardo buono o meno buono riesce a mettere tutti d'accordo. Ci sono queste individualità, ce le abbiamo forse un po' tutti, magari ce le siamo pure dimenticate, però i sistemi di mediazione a questo devono portare. Se ci sono delle problematiche le si risolve insieme, naturalmente possono essere problematiche anche che esulano lo spazio comune di una piccola banca del tempo di 10 persone che si autoaiutano, va bene, che scelgono di autoaiutarsi. Ma se ci sono dei conflitti si cerca di mettere in piedi un dialogo che però, io mi ricordo che ci scontrammo nella nostra associazione quando c'era chi voleva i probiviri, cioè queste figure che sembrano dei virus, i probiviri, no? Che stanno lì, sembra che siano le persone più quotate, stanno nei partiti, nelle associazioni, nel volontariato, nelle banche, o alla fine gente che scrive delle carte. Volevamo invece che ci fossero dei mediatori, ma senza individuarli, perché se si individuano, allora sono sì i probiviri, il mediatore non si individua. Il mediatore è quello che in quel momento ha una funzione, tra te e lui che siete entrati in un diverbio, può darsi che ci sia una persona che sa come, con uno sguardo, mettervi d'accordo, come può anche non esserci, ma si fa anche attività di gioco anche su questo. Quindi questo potrebbe anche essere il presupposto per cominciare a risolvere i conflitti interindividuali in maniera anche diversa. E su questo noi non abbiamo delle norme a cui appellarci, questa è cantiere, questa è ricerca pura, questa è azione pura, cioè si mette in campo problematiche sulle quali noi ancora oggi si parla di mediatori culturali, no? E poi ti dice chi fa il progetto di mediazione culturale, deve avere una laurea, deve avere quest'altro, deve avere fatto 10 stage, 4 master, 5 rapporti di lavoro. Poi può darsi che quello sia uno che si è comprato tanti di quei bollini in lauree, in master, che di mediazione non ne capisca nulla, che non capisce che un cinese che ride è in difficoltà, non che è allegro. Mi spiego? E allora vince quel posto, quel concorso, va a fare il mediatore culturale in un ufficio pubblico dove arriva un cinese che ride, qualcuno che non conosce quella realtà, ma che tiene 30 master, ma tutto può fare meno che il mediatore. Si crea un ulteriore conflitto. Invece può esserci qualcuno che capisce da lontano che quella è una persona che sta in difficoltà e gli dice, vabbè, aspetta un po', mettiamo le cose a posto. E a me capita, perché anche noi abbiamo a che fare, per esempio, con lavoratori che vengono da altri paesi, che volgarmente vengono chiamati extraterrestri o extracomunitari. Sono persone che come noi, che vengono da altre difficoltà. Barbari. Magari fossero i barbari. I barbari, i romani li aspettavano con grande tenacia. I barbari erano coloro che hanno portato la civiltà nei romani, perché i romani si erano spenti ormai. E quindi, invece questi purtroppo neanche barbari. E allora ci sono dei problemi, delle dinamiche, delle dialettiche interne nei gruppi, anche nei gruppi sociali, che vanno risolti con la mediazione. Banca del Tempo può essere un laboratorio di mediazione, perché nelle dinamiche di gruppo... Certo, è un... No. Grazie, scusate, ti diamo tutto ma il lavoro è un punto cardine delle relazioni sociali. Oggi ce ne stiamo accorgendo, eh? No, vabbè. Ma sì, ma per partire, per partire. Posso aiutare nemmeno la mia compagna del campo di olive, se no lei ha un problema serio. No, lei non ha un problema, lei lo può risolvere il problema. Se lei ha bisogno di raccogliere le olive, va bene? E vuole utilizzare lei che sta in una banca del tempo,
ed è aderente alla sua stessa banca del tempo, sì, essendo quella una prestazione tipicamente occasionale, tipicamente occasionale, okay, lei si compra 10 voucher, okay, glieli dà, l'assicurazione, i contributi, l'INAIL, tutto quello che c'è è coperto, naturalmente siccome nel vostro accordo il denaro non conta, il denaro okay torna indietro. Naturalmente lei su 10 euro di vabbè, buono, il costo se 2,5, no, lei se va a cambiarselo alla posta, il voucher che lei le ha dato riceve 7,5, quindi quelle 2,5 non hanno fatto altro che... Questa è un'idea, però sì, sì, nulla toglie che se dovesse nascere nel suo progetto qualcosa di serio, di interscambio... Cioè, si può, la possiamo mettere da statuto della banca del tempo? No, no, no. Allora, dovrebbe esserci un momento di riflessione e ricerca nel suo caso per vedere come è possibile utilizzare il tempo di aderenti alla banca del tempo in un progetto di agroecologia. Magari se manca qualche spicciolo di norma, cominciare a stimolare il legislatore a inserirla, a farla, a metterla nel pratico, perché serve. Ma no, perché volevo chiarire il fatto, cioè, quello è l'escamotage. Per arrivare a fare questo c'è anche la disobbedienza civile, ma significa andare a essere molto preparati al di sopra della certo media affrontare le cose nel caso ci sia un controllo, tu ne sai più di loro, non è che certo te ne frutti. Puoi questo, perché no, perché in, però, ecco, in zona, allora, in guarda, medio, allora, nelle strategie evolutive sociali, cioè, siamo d'accordo, sì, questo, ci sono queste categorie, ci sono i pionieri, non capiscono, ci sono i pionieri, sono gli innovatori, anzi, o almeno prima ancora ci sono quelli, no, che, ma immagin- siamo d'accordo. Io quelli che immaginano. Io prima di iscrivermi all'albo degli ingegneri, già mi avevano chiamato due volte gli ingegneri dell'albo perché non mi volevano far iscrivere, perché facevo attività di volontariato con Ingegneria Senza Frontiere. Quindi stiamo parlando di. Cioè, capisco la problematica, bisogna essere più preparati, certo, conoscere tutte le norme, aver fatto non le carte, ma le carte che vuoi fare tu, certo, è perfettamente, non è che si fa i banditi o si fa... No, perché no, sennò no, quella l'ho detto poc'anzi, è ignoranza. L'ho detto prima quando vi ho fatto l'esempio del quesito che noi facemmo, no, è scritto lì, è nero su bianco, cioè noi stiamo facendo questo, vorremmo fare quest'altro... E quindi si incrementa il discorso. Naturalmente bisogna avere anche dei professionisti che ti accompagnano, no? È chiaro. Mi spiego? È chiaro. Però si è passati nel giro di 15 anni dai non legge, perché non c'era la legge, e quindi dai fuori dalle norme, ai legiferati non istituzionalizzati, e il processo sta continuando. No, non è che si ferma qui. Quindi questa è un'esperienza che può eventualmente... Come invece domani mattina può darsi che è passata via. No, è chiaro. Quando ci fu nel 600 il passaggio nel commercio, tutti i mercanti che andavano nell'est, nei paesi orientali, dovevano portarsi le monete d'oro, no, per poter pagare le merci che compravano. Poi capirono che era pericoloso perché ogni tanto i briganti li assaltavano, i banditi, e si inventò la carta di cambio, che poi diventò la cambiale, che poi è diventato oggi l'assegno, poi c'è il bonifico. Per far entrare la carta di cambio, mica sono passati 10 mesi, sono passati 100 anni perché entrasse nell'immaginario. Qualcuno l'ha immaginata, qualcuno ha detto, ma adesso provo. Poi qualcuno è diventato una cosa quasi normale, poi è diventata una cosa di uso comune. Allora, l'immaginazione, la pionieristica, La fattibilità sono dei processi. Noi di Banca del Tempo stiamo parlando in maniera più o meno sbagliata, più o meno giusta, più o meno avventata, mi ci metto pure io dentro, da 15 anni si è andati su e giù, sembrano le montagne russe, ci sono stati organismi nazionali, ci sono stati personaggi di tutte le risme che sono andati volevano pure trovarsi un posto in Parlamento per la bella idea che portavano avanti. Ce n'è stato di tutto, cioè, mi è passato di tutto dalle mani. Io ho preferito mantenermi in un discorso di... Meno istituzionale. Sì, meno istituzionale, pur essendo... Qui c'è la voglia di fare anche disobbedienza civile, ma farlo... Ma io non uso neanche questa, non la uso neanche questa, non la uso neanche questa parola, perché... Cercare un percorso che porti a una regolamentazione, che porti a una forma... Certo, quello però è un'attività adiacente, cioè che va fatta... Con serietà.
da persone preparate che sappiano come interagire con, no, perché con chi è. La risposta a noi giovani del settore agricolo di solito è quella: no, ma che te ne fotte, fai il bandito. Però sì, però sì, sì. E succede. Succede, però non è con facendo il bandito che si raggiunge un risultato. Sì. No, ecco. Però ecco, nel nostro caso, nel caso di, bisognerebbe come prima fase sfrondare le difficoltà. Quindi imparare a come funziona il sistema, per poter essere sempre evidenti, per poter sempre essere trasparenti. Poi ad affrontare le problematiche, risolverle quelle che si possono risolvere, le altre convogliarle nello specifico, nello specialistico e vedere come è possibile risolverle, magari in maniera sempre equa e trasparente, e avanzare. È l'arco. Io grosso modo indico dai 6 mesi ad un anno il sistema potrebbe essere diciamo funzionante o funzionale. Spesso però mi è capitato che il giorno dopo ognuno si è dimenticato di quello che si è parlato. Spero che non sia il vostro caso. Grazie. Di niente.